Adesso parliamo un attimo, vorrei introdurre un attimo i nostri ospiti, che di sicuro sono molto più famosi di noi, ecco. E, come tutti conoscerete, abbiamo qui con noi Luca Romano e Fulvio Buzzi della pagina L'Avvocato dell'Atomo. L'Avvocato dell'Atomo è un progetto di divulgazione scientifica nato ad aprile 2020, correggetemi se sbaglio, e inizialmente solo su Facebook, e poi si è ampliato inglobando Instagram e Twitter, e l'argomento principale è sempre il settore energetico, soprattutto con speciale riguardo verso l'energia nucleare. Abbiamo quindi qui Luca Romano, che è il fondatore, e che ci parlerà nella prima parte di questo evento, e poi successivamente Fulvio, parlerà poi nella seconda. L'evento La presentazione dovrebbe durare all'incirca tre quarti d'ora e poi ci sarà ampio spazio per le domande. Per le domande vi prego di prenotare, cioè in chat magari scrivere o una domanda in modo che possiamo gestirle al meglio senza che ci sia confusione tra gente che apre il microfono. Insomma, daremo la parola a noi, soprattutto a chi vuole fare la domanda proprio di persona parlando. Chi invece magari non può per qualche motivo e c'è confusione, qualsiasi cosa, può benissimo scrivere la domanda in chat e la leggerò io. Quindi alla fine della presentazione gestiremo in questa maniera le domande. L'evento viene registrato e la registrazione però, insomma, ha tempi tecnici per riuscire a caricarla, ecco. E niente, a questo punto io lascerei la parola a Luca. Buonasera, prima cosa, prima domanda, mi sentite tutti bene? Ti Sentiamo. sentiamo. Ok, benissimo. Allora, seconda domanda, adesso provo a condividere lo schermo e dovete abilitarmi la condivisione dello schermo perché sennò non posso condividere le slide. Effettivamente adesso faccio subito, ci siamo dimenticati. Allora. Com'è che si fa esattamente? Ok. Ok, Forse su Luca fa la Dovrei essere richiesta la seconda. riuscita? No? Allora, adesso io faccio condivido schermo. Ok, sì, E si vede. adesso faccio la presentazione e si dovrebbe vedere. Sì, Sì. si vede, perfetto. Si vede lo slideshow? Sì. Esatto, sì. Ok, benissimo. Allora, io diciamo comincio e in questa prima parte parlerò un po' di quello che è lo stato oggi dell'energia nucleare, dell'energia nucleare in particolare nel mondo, quali sono le possibili scenari di sviluppo futuro e parlerò poi un po' di quella che è l'economia dell'energia nucleare. Diciamo che in questo seminario abbiamo voluto concentrarci più su questi aspetti qua, poi Fulvio parlerà dell'integrazione con le rinnovabili e delle tecnologie future. Abbiamo voluto concentrarci su questi aspetti, presupponendo che alcuni concetti di base degli studenti di ingegneria energetica li possedessero già, ecco. Allora, innanzitutto andiamo a vedere quello che è il fabbisogno energetico globale oggi. I dati sono aggiornati all'anno 2018, ovviamente nel 2020 i numeri sono leggermente calati, ma stanno già tornando ai livelli di prima. Fabbisogno energetico mondiale si attesta sui 14 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, l'82% dei quali deriva dai combustibili fossili. Vediamo che il petrolio è la fonte più utilizzata, il 32%, seguono il carbone, poi il gas, il nucleare con il 4% e poi le rinnovabili, col 14%, suddiviso, come potete vedere, nel grafico a torta. Questo è il fabbisogno di energia mondiale totale. Cosa vuol dire? Che non ci sono solo i consumi elettrici qua dentro, ma c'è tutto quanto. E infatti il petrolio la fa da padrone perché il petrolio, diciamo, è sostanzialmente ancora senza concorrenza per tutto quello che è il settore dei trasporti. Carbone e gas vengono invece utilizzati soprattutto nella generazione di elettricità. Il nucleare viene utilizzato nella generazione di elettricità, mentre per quanto riguarda le rinnovabili, vediamo che a farla da padrone sono le biomasse,
perché vengono utilizzate ancora moltissimo nel settore dei riscaldamenti domestici, che vanno dalle classiche stufe a pellet al teleriscaldamento fatto con gli inceneritori. Abbiamo poi l'idroelettrico, che fa un 3% del fabbisogno mondiale di energia, e poi abbiamo tutte quelle fonti rinnovabili intermittenti, come il solare, l'eolico, l'energia da maree, e poi c'è il geotermico, che non è intermittente, ma insomma, comunque tutte le, diciamo, le rinnovabili minori che fanno il 2% tutte assieme. La situazione in Italia è molto simile, il fabbisogno italiano è l'1% di quello mondiale e anche da noi l'80% deriva dai combustibili fossili. Noi utilizziamo per fortuna molto meno carbone, solo il 4%, utilizziamo molto più gas e ovviamente non utilizziamo il nucleare sfruttando maggiormente le rinnovabili come aleatorie, quindi il solare e l'eolico, soprattutto il solare in Italia. Vediamo che per il resto comunque le percentuali sono simili, anche noi utilizziamo circa un terzo della nostra energia viene dal petrolio, l'80% totale viene dai combustibili fossili, il 10% viene dalle biomasse e il 3% dall'idroelettrico. Insomma, il nostro panorama riflette abbastanza bene quello mondiale, con l'unica cosa che noi abbiamo tolto il nucleare, rimpiazzandolo con solare eolico, e abbiamo, diciamo, tolto il carbone per il gas. Ecco. Qual è la situazione del nucleare invece oggi nel mondo? Attualmente ci sono 442 reattori operativi divisi in 32 paesi, ve ne sono 51 in costruzione divisi in 19 paesi e vi sono 13 paesi che sono in una fase avanzata del loro programma di sviluppo nucleare, per cui inizieranno a costruire reattori nei prossimi anni, diciamo con un relativo grado di certezza. Ecco, vi sono poi molti altri paesi interessati a sviluppare un diciamo, non è detto che ci riescano, questi 13 invece sono diciamo in fase avanzata di sviluppo. Appunto, 31 paesi che stanno decidendo se far partire un programma nucleare, alcuni di questi presumibilmente lo faranno, ad esempio la Polonia, altri presumibilmente, altri è difficile che lo facciano. Tra i paesi che hanno mostrato l'interesse per il nucleare c'è anche Cuba, ma vi sono evidenti questioni geopolitiche per cui Cuba non è detto che riesca. Luca, ti sentiamo scatti? Sono solo io che lo sento scatti o sentite scatti anche voi? Anche no, noi. È andato. Abbiamo perso Luca. Semmai... Semmai continuo io al volo, tanto la presentazione è la stessa, poi appena rientra lo rimpiazziamo. Più che altro lo vedo ancora sul schermo condiviso. Forse devi togliere la condivisione, non so se puoi farlo te. Adesso devo praticamente mettere però in realtà tu sei già host, dovresti poter fare questa cosa. Posso okay. chiederti direttamente okay. la condivisione? Ok, ma dovresti riuscire adesso. Ok. È partita la mia condivisione? Sì. Ok, allora Luca è arrivato qua, poi appena rientra gli do subito la parola. È arrivato qua e sostanzialmente stava dicendo che sì, ci sono diversi paesi nel mondo che stanno pensando di entrare all'interno di paesi che posseggono centrali nucleari, però non è detto che tutti questi 31 che vedete ce la faranno. In ogni caso, in tutti gli scenari, in particolar modo quelli che vedete dopo sono quelli dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, si prevede un aumento della produzione di energia dal nucleare. Allora, qui questi grafici sono appunto presi dal PRIS, il Power Reactor Information System, che è, diciamo, il database ufficiale dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica. Qui vedete i reattori nel mondo con la relativa potenza elettrica installata nelle varie zone, vedete l'America del Nord, l'Asia, l'Europa e così via. Beh, la situazione è abbastanza chiara, i paesi, diciamo, più sviluppati come l'America e l'Europa dell'Ovest sono quelli che hanno la quantità maggiore di nucleare, l'Asia anche quella ha una quota grossa di nucleare, però vedremo adesso perché. E la risposta per l'appunto è qua, questi sono i reattori in costruzione, invece con relativa potenza elettrica, la fascia quella colore azzurro chiaro e per l'appunto la potenza quella colore azzurro più scuro sono il numero di reattori, vedete per l'appunto che l'Asia, già ormai da un po' di anni, è quella che di gran lunga sta puntando di più sul nucleare e in particolar modo vedremo che sarà la Cina a farlo.
Questa è sempre la potenza installata, però non più divisa per, diciamo, aree geografiche, per continenti, ma divisa per paesi. Il paese che di gran lunga ha più reattori sono gli Stati Uniti, e che conseguentemente sono quelli che fanno anche più energia. Poi la Cina, che ha superato da poco la Francia, e la Cina probabilmente tra qualche anno supererà anche gli Stati Uniti, poi la Russia e così via a scendere. Questa invece a destra è lo share, cioè la percentuale di energia elettrica prodotta dal nucleare nei vari paesi, e vedete sostanzialmente che sì, gli Stati Uniti sono quelli che producono di gran lunga più energia, praticamente il doppio di Francia e Cina, però diciamo il loro share non è elevatissimo, è intorno all'incirca al 20%, come non so se riuscite a vederli, sono all'incirca intorno al 19-20%. Il paese che è di gran lunga più nuclearizzato è la Francia, che sta intorno al 70% della propria energia elettrica. In questa immagine vedete quello che dicevo prima, cioè i reattori in costruzione nei singoli paesi e la relativa potenza installata. Qui vedete come la Cina sia, diciamo, il paese che di gran lunga sta puntando sul nucleare nel mondo, hanno in questo momento in costruzione 14 reattori, hanno in programma di costruirne altre decine e decine nei prossimi anni. Sono rientrato comunque nel caso. Vai, allora ti lascio la parola. Così. Scusate, il mio computer ha deciso di fare blue screen of death proprio in questo momento, giuro che non l'ho fatto apposta. Allora, vedo che comunque Fulvio stava sono alla slide 7, sono i reattori in costruzione. Aspetta, tolgo lo schermo. Vai. Non so se sia un problema, spero che non sia un problema. Allora, slideshow, from current slide. Sono il bello delle dirette. Sì, devo ricondividere lo schermo. Ok. Sì, la slide 7, stavo parlando per l'appunto della Cina. Sì, ho visto, stavo... Sì, allora, scusate, riprendo io. La Cina è sicuramente il paese che sta puntando di più sul nucleare nel mondo oggi. La previsione da qui al 2060 è addirittura di oltre 300 reattori, anche se, come dire, per allora magari ne avranno anche smantellati alcuni attuali. In ogni caso, la Cina prevede di decarbonizzare con un 15% di nucleare nel suo mix energetico totale, che per quello che sono i consumi cinesi significa letteralmente centinaia di reattori attivi. Questa invece possiamo vedere in questo grafico, la potenza elettrica nucleare in funzione, in costruzione e spenta. Vediamo che gli Stati Uniti sono quelli che hanno disattivato più reattori assieme al Giappone. Il Giappone alcuni di questi li sta riattivando perché erano stati spenti nel panico post-Fukushima. Vediamo anche che la Germania ovviamente ha spento molti dei suoi reattori perché stanno facendo questa uscita dal nucleare abbastanza discussa, ecco. Chiedo scusa, ci sono delle persone in sala d'attesa, mi chiede se devo ammetterle io, non so se fare... Sto facendo io man mano. No, tranquillo. Se vuoi disattiva anche l'avviso audio a destra, perché... Non mi arriva l'avviso audio, mi arriva solo il pop-up video. No, hai il costo soltanto per condividere lo schermo. Ok, benissimo. Allora, dicevo... Quindi questo è la potenza elettrica in uso, in costruzione e spenta. Diciamo che nel giro dei prossimi 20 anni una buona parte dei reattori attualmente attivi nel mondo andrà incontro allo scadere della licenza, e quindi i paesi dovranno decidere se rinnovare la licenza facendo dei lavori operatività dei reattori o spegnerli. Quindi è una, diciamo, la questione nucleare è una questione che nei prossimi decenni toccherà molti paesi. È notizia di ieri che la Francia ha già detto che, come dire, non ha nessuna intenzione di rinunciare al nucleare, anzi inizieranno a costruire nuovi reattori, in parte anche con l'obiettivo di rimpiazzare quelli più vecchi che andranno a spegnersi tra il 2025 e il 2035. Questo grafico invece mostra quella che è la potenza nucleare installata nel mondo in diversi scenari. Quindi c'è uno scenario in cui i reattori nuovi, diciamo, compensano quelli che vengono messi in,
quelli che vengono spenti, e in questo modo la potenza nucleare installata resta più o meno costante sui valori di oggi, e vi sono invece scenari in cui la potenza nucleare da qui al 2050 arriverà a raddoppiare. Vi sono, questi sono scenari che comunque tengono conto solo delle tecnologie attuali, non tengono in conto della possibile implementazione di nuove tecnologie nucleari, quali ad esempio i reattori modulari o la quarta generazione. Questo è lo stesso grafico, ma invece di come dire, parlare di capacità generativa, parliamo di energia prodotta, cioè la differenza tra capacità installata e energia prodotta. Vedete che nel caso del nucleare non ci sono significative differenze tra i due grafici, perché il nucleare, bene o male, fornisce energia in misura molto vicina alla potenza installata moltiplicata per il tempo, nel senso che il nucleare ha un fattore di capacità superiore al 90% in generale. Iniziamo adesso a parlare di costi. I costi sono un argomento molto dibattuto, i costi del nucleare oggi, e sono uno degli argomenti più oscuri, nel senso che anche coloro che magari ne capiscono qualcosa di energia, quindi si rendono conto che il nucleare è una fonte a basse emissioni, una fonte diciamo che non presenta particolari rischi, sui costi vanno, come dire, magari hanno meno dimestichezza. Allora, quello che vedete è un grafico con il levelized cost of energy di diverse fonti energetiche, il gas, il carbone e il nucleare. Vedete come il levelized cost of energy è un parametro che tiene in considerazione quella che è tutta la produzione, la filiera, diciamo, produttiva dell'energia, per cui quando si parla di levelized cost of energy del nucleare, sì, nel costo dell'energia figura tutto, dall'estrazione dell'uranio allo smaltimento delle scorie, la costruzione della centrale e lo smaltimento della centrale. Vedete come il nucleare passa dall'essere la fonte più economica ad essere quasi la più cara, a seconda di quello che è il tasso di sconto. Il tasso di sconto è un altro modo di calcolare il tasso di interesse. E questo ci fa capire subito una cosa: quando si parla di costi del nucleare, in realtà non si sta parlando di costi reali, nel senso che non si sta parlando di costo della materia prima o costo della manodopera o costo di, non lo so, della manutenzione, ma si sta parlando di costi capitali, costi di investimento. Ok? Infatti la grossa parte del costo del nucleare è concentrato all'inizio, e una grossa parte di questo costo iniziale dipende proprio dagli investimenti. Il reattore di Hinkley Point C, che ho riportato come esempio, è un caso emblematico, perché vedete che l'interesse, il costo del kilowattora di Hinkley Point C, megawattora, è dominato per quasi due terzi dal costo dei tassi di interesse. Ora, nel caso di Hinkley Point C, il tasso di interesse è stato particolarmente alto. Perché? Perché si è scelto un meccanismo di finanziamento che, diciamo, non premiava, faceva salire il tasso di interesse. I meccanismi di finanziamento per il nucleare possono essere diversi, no? Ci può essere lo Stato che decide di finanziare interamente la costruzione della centrale. È il caso, per esempio, della Cina e della Russia, dove ovviamente le aziende nucleari sono aziende di Stato. Il caso di Hinkley Point C è l'estremo opposto, cioè il governo inglese ha detto a Electricité de France, Framatome, che costruisce la centrale, che gli avrebbe comprato l'elettricità a un euro per la costruzione, anzi una sterlina, per la costruzione della centrale. Questo significa che Electricité de France ha dovuto prendere i soldi dai suoi investitori, e per farlo ha dovuto garantirgli un ritorno. Siccome la costruzione della centrale dura un po' e poi, come dire, gli interessi vengono restituiti in un arco di tempo abbastanza lungo, questo fa sì che il tasso di interesse per Hinkley Point C fosse eccezionalmente alto. Vedete qua nel grafico di sinistra che il tasso di interesse varia dal 3 al 10%, per Hinkley Point C era il 9% il tasso di interesse al netto delle tasse. Questo vuol dire che con la tassazione inclusa arriviamo a un 14% di tasso di interesse. Ovviamente per EDF la contropartita è stata concordare con il governo inglese un prezzo del megawattora abbastanza elevato, circa 92 sterline o, se preferite, 113 euro, come indicato anche nel grafico. Chiaramente questo è stato accolto come una prova che il nucleare è un'energia molto costosa. In realtà
meccanismi di finanziamento diversi consentono di abbattere questa parte verde della torta e quindi di pagare l'energia la metà. Un esempio ci viene dalla Repubblica Ceca, dove il piano di finanziamento per la futura centrale nucleare del governo ceco è quello di sostanzialmente finanziare la centrale con un prestito a tasso zero per tutta la durata della costruzione della centrale e poi con tasso di interesse al 2% quando la centrale inizia a produrre elettricità. Sì, è stato calcolato che rispetto ai 113 euro al megawattora di Inclepoin C, la futura centrale della Repubblica Ceca dovrebbe costare circa 70 euro al megawattora, quindi abbiamo tagliato via una grossa fetta di questa parte verde di torta. Lo stesso governo inglese, resosi conto che l'energia di Inclepoin era particolarmente cara, ha adottato un meccanismo di finanziamento ancora diverso per la centrale di Sizewell, che inizierà a essere costruita presumibilmente nel 2024. Sizewell sarà finanziata tramite RBA, Regulated Business Asset, che è un meccanismo di finanziamento per cui i soldi ce li mette ancora l'azienda, quindi EDF, di tasca sua, ma il governo inizia a restituirli tramite un prelievo sulle bollette dei consumatori già centrale. Questo vuol dire che gli investitori rientrano dell'investimento molto prima, cioè la costruzione della centrale durerà 5-6 anni e quindi inizia a rientrare dell'investimento 5-6 anni prima e quindi il tasso di interesse ovviamente si abbassa, siamo molto più vicini al 3% e quindi si vede che l'energia nucleare diventa improvvisamente molto molto più conveniente. Aspettate che avevo ancora qualcosa da dire su questa slide. Vedete come tolta questa torta, questa fetta verde della torta, i costi dell'energia nucleare siano in effetti abbastanza in linea con quello che è quelli che sono i costi di generazione dell'energia di altre fonti. Abbiamo un costo del combustibile, operation and maintenance, e poi abbiamo dei fondi, diciamo, per l'internalizzazione dell'esternalità, ovvero lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e l'accantonamento dei fondi del decommissioning. Occorre qua notare due cose. La prima è che queste due voci di bilancio dell'energia nucleare sono solo dell'energia nucleare. Nessun'altra energia è richiesto di spendere soldi di mettere da parte i soldi a fine vita, e a nessun'altra fonte di energia è richiesto di spendere dei soldi per gestire i rifiuti. Solo adesso si sta iniziando a farlo con quello che è il carbon pricing per quanto riguarda le fonti fossili, ma ad esempio un pannello solare, il costo dell'energia prodotta da un pannello solare non ha nessuna componente che tiene in conto del costo dello smaltimento del pannello solare, del pannello quando sarà esausto. Dicevo, questi costi sono in linea all'incirca con quello che sono i costi di generazione di altre fonti energetiche, ma distribuiti diversamente. Vedete che il costo di costruzione della centrale comunque domina sulle altre componenti, i costi di operation and maintenance sono un'altra componente importante, vedete come la fuel fabrication sia una parte abbastanza piccola. Questa è una cosa essenziale delle centrali nucleari, una cosa importantissima, perché è il motivo per cui le centrali nucleari garantiscono autonomia energetica e prezzi stabili, che non vuol dire per forza bassi, Inclepoin non costerà poco l'energia, ma stabili. Vediamo perché. Nei costi operating cost, qua sono di nuovo, abbiamo confrontato di nuovo il nucleare, il gas e il carbone. Vedete come per quanto riguarda il carbone e il gas, la componente che domina i costi vivi sia quella del combustibile, che rispettivamente per il 78-87%, che nel caso del carbone e del gas è sostanzialmente unica. Il costo del combustibile allo stato puro, cioè questo 87% del gas, è praticamente il costo del gas. Vedete come invece il nucleare, la componente dei costi vivi, che già è più bassa che per le altre fonti, dipenda dal costo del combustibile solo per il 34%, quindi siamo a meno della metà, ma in questo 34% solo il 41%, quindi meno del 17%, diciamo intorno al 15% circa, è effettivamente il costo dell'uranio. Questo significa che se noi andiamo ad aggiungere a questi costi operativi i costi capitali,
otteniamo che l'influenza del prezzo dell'uranio sul costo di produzione dell'energia è estremamente bassa, dell'ordine del 5-6%, a volte anche meno. Nel caso di Hinkley Point, siccome c'è un finanziamento che pesa di più, siamo all'ordine del 2,5-3%. Questo è importantissimo perché mette al riparo il prezzo dell'energia da oscillazioni del mercato. Se domani il prezzo dell'uranio triplica, e il prezzo dell'energia fa un più 10%, quindi ha un sobbalzo appena notabile, laddove se il prezzo triplica il prezzo dell'energia, ed è quello che stiamo vedendo oggi con quella che è la crisi del gas europea. Noi abbiamo avuto dei rincari molto importanti sulle bollette dovuti all'aumento del prezzo del gas. I francesi questo non l'hanno subito, e nonostante ci sia stato una crescita del prezzo dell'uranio nell'ultimo anno, ma non si è andata a tradurre in una crescita delle bollette di quei paesi che basano la loro produzione energetica sul nucleare. Questo è quello che dicevo prima. Vedete come questo grafico risale a settembre e ha a che fare con l'aumento del prezzo del gas in vari paesi europei. Vedete come la Francia non sia del tutto immune, perché ovviamente in un'economia di mercato, se sale il prezzo dell'energia e paesi confinanti sono disposti a comprare di più, a pagare di più nucleare, sale anche il prezzo del kilowattora francese generato dal nucleare. Tuttavia questo aumento, diciamo, del prezzo in Francia non si è scaricato sugli utenti francesi, che hanno avuto un rincaro della bolletta pari al 4%. Noi in Italia abbiamo avuto un rincaro del 30% solo grazie al calmieramento del governo, altrimenti sarebbe stato del 45%. Vedete anche come l'Inghilterra ha patito particolarmente la faccenda. Questa è la fascia tra le 19 e le 20, come vedete, e vedete che quando il sole non c'è, e nel caso dell'Inghilterra queste settimane erano anche particolarmente poco ventose, il prezzo dell'energia è arrivato a dei valori assolutamente folli. Considerate che da settembre a oggi sono già falliti 16 operatori di rete in Inghilterra. Quindi ovviamente in Inghilterra il mercato elettrico è completamente liberalizzato, noi in Italia siamo ancora una liberalizzazione parziale. Operatori come, non lo so, Irenia, Sorgenia, Iren, Alperia, questi qua, in 2 mesi questa è la situazione in Inghilterra. In totale ce ne sono una 60 di operatori di rete nel Regno Unito, quindi bisogna vedere quanti arriveranno fino a marzo, perché si prevede che in inverno i prezzi salgano ulteriormente quando tutti avranno i riscaldamenti accesi. Andiamo avanti. Vediamo che infatti, a riprova di quello che stavo dicendo, il kilowattora elettrico in bolletta non è particolarmente caro in quei paesi che utilizzano il nucleare. Vediamo che la Francia si trova qua tra la Repubblica Ceca e il Lussemburgo, sotto la media europea, la media EU28 la trovate qua tra Portogallo e Cipro. Vediamo che invece noi ovviamente in Italia siamo sopra, e vediamo come i paesi che stanno dismettendo le centrali nucleari o che non le hanno proprio mai avute sono quelli con le bollette più alte, in particolare l'Irlanda, il Belgio, la Danimarca e la Germania. Vediamo anche in questo grafico il breakdown delle componenti del prezzo della bolletta, perché noi finora abbiamo parlato di costi generativi, e ogni volta che si parla di costi generativi molte persone dicono generare energia rinnovabile costa pochissimo, ed è vero, la generazione di energia rinnovabile costa pochissimo, ma l'energia rinnovabile alza altre componenti della bolletta. Per cui se guardate la Danimarca vedete che il costo dell'energia, il costo di generazione dell'energia è bassissimo. Cioè è più basso che in Francia, però la bolletta danese è molto più alta. Perché? Perché c'è una fortissima componente di tasse che sono quelle che servono a pagare gli incentivi per la costruzione di impianti rinnovabili, senza i quali gli impianti rinnovabili non possono lavorare, perché un impianto rinnovabile genera energia quando c'è sole e quando c'è vento, ma in quel momento tutti gli impianti rinnovabili stanno generando energia e quindi vende a prezzo basso, e quando non c'è sole e non c'è vento l'energia non la vende, quindi per guadagnare ha bisogno degli incentivi. Questi incentivi vengono pagati dalla componente viola della bolletta elettrica. Come possiamo vedere meglio anche in questo grafico, dove qua il breakdown della componente delle tasse, vedete che ci sono
REST sono Renewable Energy Sources. Poi c'è, vedete anche che c'è il costo delle tasse del nucleare, ma è un costo che sostanzialmente viene pagato sostanzialmente solo dall'Italia, perché tutti gli altri paesi il nucleare si ripaga da solo, no? Proprio perché i fondi per, diciamo, i costi dell'energia, i costi dell'esternalità dell'energia nucleare vengono accumulati durante l'operatività delle centrali. Noi in Italia abbiamo chiuso le nostre centrali in anticipo e quindi abbiamo questa componente qua, questa righetta arancione, che comunque costituisce una componente minoritaria delle tasse che paghiamo sull'energia. Vedete che anche da noi le componenti principali sono quella verde, quindi gli incentivi alle rinnovabili, e poi quella blu che è ovviamente l'IVA. Vi sono poi ulteriori tasse, environmental tax, che sono accise, anche queste sono tasse legate, diciamo, alle energie rinnovabili. Vi sono poi adesso, non le vedo, ma ah no, sono forse sul CHP. Vi sono poi ovviamente le tasse, questa è una cosa recente, sul carbon pricing, ovvero i paesi europei hanno diritto a una quota di emissioni pro capite, superata quella possono acquistare il diritto di emettere ulteriore CO2 pagando, acquistando delle quote che poi possono essere scambiate tra i diversi paesi. Questo è un'ulteriore causa di aumento del prezzo dell'energia, perché su queste quote si sta iniziando a speculare. E passo adesso la parola a Fulvio, che spiegherà come invece le rinnovabili possano andare d'accordo con il nucleare nelle giuste condizioni di rete. Ok, perfetto, devo ricondividere lo schermo. Interrompo io. E mi muto. Allora, dovrebbe essere partita. Tutto ok, vediamo. Perfetto. Allora, inizio, non faccio le presentazioni perché ci hai già presentato te, parto subito. So che diciamo, conoscete tutti molto bene le rinnovabili, con i loro difetti, i loro pregi, però diciamo, non posso non parlare brevemente delle rinnovabili se devo parlare poi di un sistema che prevede l'utilizzo sia di rinnovabili che di nucleare, perché verrebbe da chiedersi perché non facciamo tutto con le rinnovabili, perché dopo aver visto i grafici di Luca che ci ha fatto vedere all'inizio della situazione energetica mondiale, della situazione energetica italiana, potremmo chiederci perché non facciamo un sistema, non realizziamo un sistema 100% rinnovabile. Ecco, la domanda è semplice, la risposta non è altrettanto semplice, quindi bisogna vedere velocemente quali sono, diciamo, i punti critici e i punti forti di ognuna delle singole rinnovabili, perché quando si dice rinnovabili si parla di un sistema, come sapete, molto grande, molto eterogeneo. Quindi a questo punto partiamo velocemente dalle biomasse, che tutti voi conoscete bene, che sono un sottoprodotto dell'energia solare e hanno in comune il fatto che hanno una bassissima densità energetica, no? Le biomasse sono i residui forestali, i fanghi dei processi industriali, le deiezioni animali che si ottengono dagli allevamenti e così via, però tutte queste cose insieme, che sono anche loro molto diverse tra di loro, hanno in comune il fatto che hanno una bassissima densità energetica. Come sapete, densità energetica vuol dire volume occupato per produrre una certa quantità di energia. Ora qui ho preso questo dato da un paper in letteratura, è un dato indicativo, medio, possono esserci valori più alti, più grandi, ma serve solo per rendere l'idea, cioè se volessimo produrre il 20% del fabbisogno energetico italiano, avremmo bisogno di coltivare, immaginando di produrlo coltivando, no? Sapete che si può anche coltivare per produrre energia dalle biomasse, avremmo bisogno di un territorio più grande di quello italiano. E a questo punto uno potrebbe chiedersi com'è possibile che serva uno spazio così grande quando noi produciamo il 10% addirittura dell'energia mondiale dalle biomasse. La risposta la sapete bene, la conoscete, cioè che noi ad oggi stiamo utilizzando le biomasse in modo non sostenibile, perché è vero che le biomasse sono rinnovabili, però si rinnovano con i loro tempi biologici. Se noi andiamo a disboscare più velocemente di quanto le biomasse ci mettono a ricrescere, di certo non sono rinnovabili. Quindi le biomasse vanno intese in un'ottica di riutilizzo degli scarti. Se io ho degli scarti per l'appunto dei processi industriali, residui forestali e quant'altro, può essere un'idea intelligente quella di utilizzarli per produrre energia. Quello che non va fatto è di andare a fare il ragionamento opposto, cioè dire io voglio produrre tot energia, il 20, il 30, il 40%,
di quante biomasse ho bisogno, perché sennò per l'appunto sono costretto ad andare a deforestare, se non addirittura andare a mettere in competizione le coltivazioni per il cibo con le coltivazioni per l'energia, che è una cosa che, diciamo, spero, sulla quale siamo tutti d'accordo che non debba essere fatta. Per quanto riguarda l'idroelettrico geotermico, l'ho messo insieme perché hanno in comune il fatto che sostanzialmente dipendono dalla zona geografica, sono strettamente legate alla zona geografica nella quale ci troviamo. Ovviamente se non c'è il corso d'acqua, se non c'è il pozzo geotermico, è difficile inventarsela. Poi sì, vi avranno spiegato che esiste anche il geotermico, quello che non richiede la presenza di pozzi geotermici, però forse vi hanno spiegato che è anche molto più complicato da essere sfruttato, è uguale per il mini idroelettrico e il micro idroelettrico. Quindi sostanzialmente in pratica si tratta di essere fortunati. Qui ho riportato la percentuale di energia elettrica prodotta dall'idroelettrico e dal geotermico in alcuni paesi che trovo significativi. Si vede chiaramente che l'Islanda e la Norvegia, sì, sono paesi piccoli, però sostanzialmente con il geotermico e con l'idroelettrico fanno tutto, non hanno bisogno di altro. Cosa se ne fa la Norvegia, cosa se ne fa l'Islanda del nucleare? Poi sì, magari quando cominceranno a elettrificare il settore dei trasporti, a elettrificare alcuni settori industriali, allora forse potrebbero non essere più sufficienti l'idroelettrico geotermico, però allo stato attuale sono più che sufficienti. Il Brasile fa una grossa fetta, anche se il Brasile è sì un paese in via di sviluppo, quindi probabilmente i suoi consumi di energia aumenteranno molto nei prossimi anni. Già la Svezia, vedete che fa solo la metà della propria energia elettrica dall'idroelettrico. L'altra metà la fa con un 40% da nucleare e un 10-15% all'incirca con l'eolico. Ho riportato l'Italia perché, come sapete, l'Italia ha una grossa, produce una grande quantità di energia con l'idroelettrico, che però è sufficiente a coprire solo il 15% del nostro fabbisogno nazionale. Il geotermico, che ce l'abbiamo soprattutto qui, dalle mie parti in Toscana, produce appena il 2%. E abbiamo già sfruttato una grossa parte di queste risorse, ma immaginando anche di aumentare del 100% la produzione di energia elettrica da queste due fonti, sarebbe tanto, perché noi abbiamo più di 20 gigawatt installati di idroelettrico in Italia e si arriverebbe ad appena in circa un 30-35% dei consumi attuali. Quando poi per l'appunto elettrificheremo il sistema dei trasporti e così via, queste percentuali inevitabilmente diminuiranno. Ho riportato anche la Cina. Perché? Perché la Cina è un paese che è molto idroelettrico, sta puntando molto su, in generale, qualsiasi fonte di energia, avete visto prima il nucleare, ma sta puntando molto anche sulle rinnovabili, anche sull'idroelettrico, e hanno costruito questa diga, questa centrale idroelettrica che forse conoscete, questa è la diga delle Tre Gole, che è l'impianto elettrico più potente al mondo, non l'impianto idroelettrico, proprio l'impianto elettrico in generale di potenza, più potente al mondo. Ha una potenza, se non sbaglio, di 22 gigawatt, è un vero e proprio mostro. Per realizzarlo hanno dovuto allagare intere valli, hanno sfollato, mi pare, più di 1 milione di persone e hanno distrutto anche dei micro habitat, perché dove prima non c'era acqua, ora c'è l'acqua che copre tutto. Qualche ingegnere, qualche fisico si è divertito anche a calcolare di quanto è stato modificato il tempo di rotazione della Terra per via di questa diga, stiamo parlando di qualche millesimo di secondo. Però questo gigante, se non sbaglio, produce all'incirca il 2-3% dell'energia elettrica cinese. Quindi questo è per dare un'idea degli ordini di grandezza che per un ingegnere sono fondamentali. Arriviamo poi alle fonti rinnovabili, quelle più che vanno più di moda ultimamente, che sono solare, l'eolico, l'energia dal mare, che ho messo tutte insieme perché anche queste hanno delle cose in comune. Innanzitutto sono disponibili più o meno ovunque sulla Terra, sono disponibili in quantità enormi, energia, come sapete, che arriva dal sole, che è presente nel mare, energia cinetica dell'aria, del vento, è migliaia e migliaia di volte più grande di quella di cui ha bisogno il genere umano, però hanno un problema che, come sapete tutti, è quello legato al capacity factor. Il capacity factor sapete benissimo che cos'è, e per quanto riguarda le percentuali sono quelle che vedete, vanno nell'ordine dal 15 al 20, 30, 40%. Sono valori indicativi, poi se andate in Finlandia il solare è inferiore al 15%, se andate all'Equatore magari con il solare termodinamico siete anche sopra il 30, 35, 40%, però indicativamente i valori sono questi. Questi dati qui li ho presi da, diciamo, questa qui è la potenza elettrica generata dal fotovoltaico in Italia, l'ho presi dal sito di Terna. E come vedete, questa qui è una tipica settimana estiva, mi pare che fosse giugno 2020,
vedete sostanzialmente che si va da 0, 0 matematico di notte, fino al valore massimo che è di 10 gigawatt, però attenzione, noi abbiamo installato più di 20 gigawatt, quindi anche a mezzogiorno d'estate siamo all'incirca la metà, e poi vedete il quarto e il quinto picco sono più bassi degli altri, probabilmente perché sono stati giorni nuvolosi, quindi già lì serve un accumulo di energia dal giorno alla notte e da un giorno soleggiato a un giorno nuvoloso. Stesso identico grafico, preso però per una settimana invernale, questo era novembre 2019, che è stato un mese abbastanza nuvoloso, e si vede che la potenza di picco è praticamente inferiore alla metà di quella che si ha d'estate. Quindi in un'ottica di sistema 100% rinnovabile è necessario avere anche dei sistemi di accumulo stagionali. E questo, come sapete, presenta degli enormi problemi. Pensate per esempio a fare un sistema di accumulo stagionale con l'idrogeno liquido che deve essere tenuto a più di 200 gradi sotto zero. È qualcosa che ha delle perdite enormi e un rendimento bassissimo. Per quanto riguarda l'eolico, la situazione è forse anche peggiore. Questa è la potenza prodotta in tutta Italia nel 2020 e nel 2019. Vedete che c'è un'altissima intermittenza, come sapete, ma non solo, se sovrapponete i due grafici, quello del 2020 e quello del 2019, vedete che non sono uguali, okay? I picchi sono diversi. Quindi oltre ad esserci una grande intermittenza, c'è anche un'alta imprevedibilità. Diciamo, un anno non è uguale a quello precedente. Questo fa sì che sia necessario avere un sistema di backup alle spalle. Il sistema di backup, immagino lo sappiate, è l'insieme di tutti quegli impianti che devono regolare la loro potenza per adeguarsi alle fluttuazioni delle rinnovabili e mantenere la frequenza costante a 50 Hz, 50 Hz in Europa, 60 Hz negli Stati Uniti. Questa che vedete, questi grafici sono relativi al mix energetico tedesco, presi dal sito di Electricity Map, e fanno vedere sostanzialmente quello che succede ormai molto frequentemente. Questa è una tipica giornata tedesca. Vedete prima la seconda immagine, la striscia color turchese rappresenta la potenza generata dall'eolico, che in questo particolare giorno era molto, molto grande, c'era molto vento. Poi di notte la potenza è calata, il vento ha smesso di soffiare, e come vedete la striscia sotto, quella marrone, che rappresenta il carbone, è dovuta aumentare. In Germania hanno molto carbone a disposizione, hanno molte miniere, quindi hanno una grossa industria basata sul carbone, utilizzano molto il carbone, utilizzano anche in buona parte il gas. E adesso con la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 che sta arrivando dalla Russia utilizzeranno ancora molto di più il gas, e vedete che nel giro di pochissime ore le emissioni sono praticamente raddoppiate, lo vedete dal grafico sopra. Questa è una cosa che capita di frequente. Quello che vedete sotto invece è il prezzo dell'energia, e rappresenta proprio quello che diceva Luca, cioè le rinnovabili quando producono, e producono in maniera massiccia, fanno sì che il prezzo dell'energia sia bassa, perché ovviamente per una questione di legge della domanda e dell'offerta, se c'è una grande produzione, a parità di richiesta, il prezzo diminuisce. Nel momento in cui, come vedete, il vento ha smesso di soffiare, il prezzo dell'energia venduta è aumentato per forza di cose, perché è diminuita l'offerta e la domanda è rimasta uguale, se non addirittura aumentata. E questo è una cosa che capita molto spesso. Nelle giornate, nei giorni festivi, sabato, domenica, quando sostanzialmente la richiesta di energia è molto bassa, perché l'industria è chiusa, se c'è tanto sole, tanto vento in una domenica soleggiata, i prezzi addirittura rischiano di diventare negativi. Cioè vuol dire c'è troppa energia e chi vende energia deve pagare per vendere energia. Queste sono cose che stanno capitando sempre più di frequente. Quindi a questo punto ci chiediamo quale può essere un buon compromesso, una buona integrazione tra le rinnovabili e il nucleare. Ecco, questo che vedete è la potenza generata in Italia nel 2019, ora il 2020 è un anno un po' atipico per via del Covid, ma già il 2021 sta tornando simile al 2019. Vedete sostanzialmente che noi abbiamo un carico base di 20 gigawatt, che come sapete è quella potenza sotto la quale praticamente non si scende mai, è la potenza richiesta sempre da un paese per tutto l'anno, 24 ore su 24. Gli impianti nucleari sono particolarmente adatti per produrre la potenza necessaria a coprire il carico base, perché gli impianti nucleari sono degli impianti molto grossi, hanno delle inerzie termiche molto grandi, e anche per sistemi di sicurezza sono fatti apposta per lavorare a una potenza costante. Quindi il nucleare si presta molto bene a soddisfare il carico base
dei paesi, di grossi paesi industrializzati. Quella che vedete, sempre presa dalle city map, è una tipica giornata in Francia, loro chiaramente hanno dei consumi più alti, però lo schema è questo, quella striscia molto grossa, verde, rappresenta il nucleare, che in Francia come carico base, se non sbaglio, è circa 40 gigawatt, che li produce in maniera costante tutto l'anno, e poi tutto il resto viene modulato con le rinnovabili. L'idroelettrico può essere, si presta bene alla modulazione. Se manca ancora qualcosina, vedete che la piccola striscia rossa può essere coperta con il gas. Magari in futuro si potranno utilizzare sistemi di cattura dell'anidride carbonica per compensare a quel poco gas che viene utilizzato. E se in Italia avessimo quindi 20 gigawatt di nucleare sempre in funzione, ci produrremmo 175 terawattora, facendo una banale moltiplicazione, che corrisponde all'energia prodotta dai combustibili fossili. Per tutto il resto, per l'appunto, si può fare, come ho detto, un mix di rinnovabili, e se non basta, se non è sufficiente l'idroelettrico per modulare, le biomasse per modulare, si può pensare di utilizzare per l'appunto un po' di gas. Questo è il mix elettrico francese negli ultimi 30 anni, e vedete che il nucleare chiaramente è la fetta più grossa. Stanno aumentando un pochino le rinnovabili, che sono quelle in basso, vedete l'idroelettrico, l'eolico, il fotovoltaico con la piccola striscia sotto. Il carbone, che è la striscia azzurra, è praticamente andato a zero, è l'1% dell'energia totale, e l'unica striscia un po' grossa che vedete è quella lì verde in alto, che rappresenta il gas, che fa circa il 5% dell'energia elettrica francese, ma comunque hanno un sistema che a più del 90% è un sistema rinnovabile, è un sistema a basse emissioni, diciamo. Loro sono anche sfortunati che non hanno tantissimo idroelettrico, e ne avessero un po' di più potrebbero utilizzare una quantità più piccola di nucleare. Per quanto riguarda il mix elettrico tedesco, la situazione è un po' diversa. Ora vedete il 2020 un anno particolare, le emissioni, cioè la produzione di energia è calata molto nel 2020, però ripeto, quest'anno stiamo già salendo. Vedete che loro hanno puntato moltissimo sull'eolico, sul solare, che sono le strisce in basso, però utilizzano ancora molto innanzitutto il nucleare, che è ancora la quarta fonte del paese, ma poi utilizzano il gas, che sta un po' aumentando, e utilizzano ancora in maniera abbastanza massiccia il carbone. Questo fa sì che le emissioni di Francia e Germania per quanto riguarda il settore della produzione di energia elettrica, che sono il settore quello azzurro, queste sono le emissioni di CO2 di tutti i vari settori, vedete quello residenziale, trasporti, industria, però quelle che riguardano la produzione di energia elettrica sono la striscia in alto, quella turchese. Vedete che le emissioni della Francia, se guardate l'asse delle ordinate, sono intorno a 30, indicativamente, 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Per quanto riguarda invece quelle della Germania, siamo sopra le 200 milioni, quindi hanno delle emissioni di CO2 per la produzione di energia elettrica del calore, che sono 7 volte maggiori, a fronte di una produzione di energia elettrica che è più o meno uguale. Se avete visto nel grafico precedente, torno un attimo indietro, vedete che hanno più o meno la stessa produzione, intorno ai 500-600 terawattora, ripeto, il 2020 è un anno un po' atipico, diciamo, intorno ai 600 terawattora di energia elettrica, quindi producono più o meno la stessa energia elettrica, ma la Francia ha delle emissioni che sono 7 volte più basse. A questo punto, visto che abbiamo già sforato, abbiamo perso un po' di tempo prima, però brevemente faccio, diciamo, un breve scurso di quali sono le tecnologie future che riguardano il nucleare. Diciamo, non ci perdo troppo tempo perché potrei parlarci sopra per parecchio tempo, però velocemente qui potete vedere le 6 tipologie di reattori nucleari che in questo momento sono in fase di studio, in fase di sviluppo. 2 di queste si basano sui metalli liquidi, quella in alto a sinistra è il sodio, che ha 2 diverse configurazioni, in realtà sono anche più di 2, però queste sono quelle più studiate. I reattori al sodio sono quelli, diciamo, sono quelli che sono stati utilizzati anche in Francia, il Super Phoenix, se ne avete sentito parlare, era un grosso reattore francese già costruito 40 anni fa, e c'è ancora tutta la filiera che si sta sviluppando ed è una delle più avanzate. Poi c'è il reattore al piombo, che è quello in basso al centro, sul quale l'Italia è uno dei paesi più avanzati. Sembra incredibile, ma è così. In Italia abbiamo a Brasimone, diciamo che è circa a metà, tra Pisa e Bologna, uno dei centri di ricerca più avanzati per quanto riguarda lo studio di questi reattori. Abbiamo un reattore nucleare senza il combustibile, che utilizza delle resistenze elettriche, che però diciamo, è un reattore a piombo fuso. E poi abbiamo i reattori supercritici in basso a sinistra, che utilizzano acqua supercritica, quindi a più di 220 atmosfere, come sapete, che però presentano vari problemi di, insomma, di scambio termico, e quindi al momento sono tra quelli più indietro. Poi abbiamo i 2 reattori al gas,
quello nel centro in alto e quello destro in alto, che sostanzialmente permettono di raggiungere temperature elevatissime, quello very high temperature arriva addirittura a dell'ordine di grandezza di 1000 gradi, 800, 1000 gradi, giù di lì, e questo permette di poter creare sostanzialmente un ciclo combinato come quelli a gas e di arrivare a rendimenti del 50%, anche se già quelli a metalli liquidi permettono di raggiungere dei rendimenti del 40% perché le temperature sono più alte, ma poi con temperature così alte come quelle a gas, oltre ad avere rendimenti alti, si può pensare anche per esempio di produrre idrogeno senza dover passare per esempio dall'elettrolisi, ma utilizzando direttamente calore, tantissimo calore, e dei catalizzatori tramite il processo di pirolisi. E poi c'è il reattore in basso a destra, che è quello dei sali fusi, che diciamo, per l'appunto utilizza la tecnologia dei sali fusi, che vengono utilizzati anche all'interno del solare termodinamico, però anche questo presenta diverse problematiche, perché insomma i sali fusi, come sapete, sono un po' rognosi, bisogna stare attenti a non scendere troppo con la temperatura, uguale discorso anche per i metalli liquidi ovviamente, se no si solidifica tutto e l'impianto lo devi buttare. Quello che vedete qui è il BN800, che è un reattore a sodio, liquido, che è in funzione in Russia, e siccome è un reattore metalli liquidi, permette, oltre di avere alti rendimenti, alte efficienze, permette di utilizzare i neutroni veloci, i quali ci consentono di sostanzialmente riciclare il 97%, la quasi totalità delle nostre scorie, perché le scorie, quando escono da un reattore, le scorie non sono altro che il combustibile esausto, per la quasi totalità sono ancora riutilizzabili, riciclabili, però è necessario, siccome si sta parlando di uranio-238, utilizzare neutroni veloci. E questo è possibile farlo per l'appunto nei reattori veloci, nei reattori a metalli liquidi, quelli che abbiamo visto adesso. E questo reattore, il BN800, che è in questo momento in funzione in Russia, la Russia è di gran lunga il paese più avanzato al mondo per quanto riguarda la tecnologia del nucleare civile, sta riciclando le scorie. Questo reattore già dal 2020 ha iniziato a riciclare le scorie in Russia, e la Russia sta pensando di costruire già il BN1200 e sta pensando anche di costruire un reattore da 300 megawatt a piombo fuso, questa volta non a sodio fuso. Questi invece velocemente sono gli SMR. SMR sta per Small Modular Reactor, sono reattori piccoli di potenza. I reattori nucleari hanno potenze che vanno anche sopra i 1000 megawatt, 1500, 1600 megawatt. Gli SMR invece hanno potenze inferiori ai 300 megawatt. I micro SMR possono arrivare anche sotto ai 10 megawatt, e ne esistono veramente di tantissime tipologie, tantissime, sia reattori di terza generazione che già reattori di quarta generazione. Come vedete, questi sono solo alcuni, ma ce ne sono molti altri, e ogni paese sta sviluppando e ogni industria sta sviluppando diciamo il proprio modello. Per esempio qui non vedo quello del Regno Unito, il modello del Canada, ce ne sono veramente tanti. Qual è l'idea degli SMR? È quella di costruire dei reattori che siano piccoli sì in potenza, ma piccoli anche in dimensioni, in maniera tale che possano essere trasportati su aerei, camion e treni. In questo modo, se io riesco a produrli in fabbrica e li produco in serie e li trasporto direttamente nel luogo di utilizzo e li assemblo lì a seconda della potenza di cui ho bisogno, posso velocizzare molto la costruzione anziché dover mettere su un cantiere come si fa per le moderne centrali nucleari. E questo permetterebbe di ridurre drasticamente i costi e anche soprattutto i tempi di costruzione. Infine, la fusione nucleare sicuramente la conoscete tutti, chi è che non la conosce al giorno d'oggi? Quello che vedete è uno schemino di ITER, preso proprio dal sito di ITER. E la fusione nucleare, come sapete, ha tantissime problematiche. Sicuramente questa sarà la macchina, una delle macchine, se non la macchina più complicata mai realizzata dall'uomo. Quello che vedete è un plasma che si trova a più di 150 milioni di gradi, tenuto lì da dei campi magnetici generati da superconduttori criogenici, e all'esterno ci saranno i componenti necessari per produrre il combustibile stesso per la fusione, e così via e così via. E al momento questa però, ITER, è in costruzione nel sud della Francia, a Cadarache, è sicuramente è il progetto più avanzato per quanto riguarda la fusione, anche se ce ne sono altri nel mondo. Ogni tanto si sente dire che in Cina hanno tenuto acceso il plasma per 8 secondi. Ecco. Comunque rimane la roadmap, che è quella che vedete,
per la quale si prevede di cominciare diciamo, ad accendere, a far funzionare ITER nel 2025, quindi praticamente dopodomani, cominciare a fare test e di portarli avanti per permettere di iniziare la costruzione di demo, che dovrebbe essere il primo reattore. Attenzione, ITER, come sapete, non produrrà mai energia elettrica, ITER non accenderà mai una lampadina, sarà solo un grossissimo esperimento e dovrà servire per poter realizzare demo, che sarà il demonstrator, e sarà in teoria il primo reattore a poter accendere una lampadina, che in teoria dovrà entrare in funzione nel 2050, però diciamo è ancora tutto da dimostrare, bisogna vedere se riuscirà a funzionare nel 2050, e comunque in ogni caso poi da lì sarà necessario riuscire ad applicare questa tecnologia su larga scala in tutto il mondo, e questo richiederà ancora diversi anni, se non decenni. Quindi si parla tranquillamente di una tecnologia che, per essere, come vedete lì, completamente commerciale in tutto il mondo, richiederà ancora 40, 50, 60 anni, se non di più, indicativamente. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione, abbiamo sforato un pochino, e mi scuso, però diciamo, ci siamo persi un po' prima con la connessione di Luca. Grazie mille. Benissimo, allora adesso passiamo al momento delle domande. Cioè, per gli ultimi che sono arrivati magari non hanno sentito l'inizio, e per prenotarsi si scrive un messaggio in chat o solo dicendo una domanda, oppure per chi non può parlare o non vuole parlare scrivendo proprio la domanda. Per cui adesso vado a cercare le prime, se mi date un secondo, e cominciamo. Ok, allora... La prima domanda è di TK. TK, vuoi fare tu la domanda? Va bene, la leggo io. Domanda. Nel comparto navale viene imposta la limitazione dello spazio. Si potranno arrivare ad avere reattori abbastanza piccoli da alimentare navi di taglia piccola media? Perché nelle lunghe tratte elettricità e idrogeno non le vedo come alternative valide. Rispondo io, poi se mai ci alterniamo, Luca. E allora, diciamo che sicuramente per le navi di grossa taglia il problema non si pone, o comunque diciamo il problema tecnologico è sicuramente inferiore. Bisogna vedere cosa si intende con media e piccola taglia, perché come avete visto, come vi ho detto, i reattori SMR, ma indicativamente ci danno un'idea di quali sono le potenze in gioco, difficilmente riescono a scendere sotto al megawatt di potenza. Poi si può fare anche più piccolo, si può tecnicamente scendere anche sotto a un megawatt di potenza elettrica. Bisogna vedere però quanto ti costa, bisogna vedere quanto ti conviene, perché il vantaggio degli SMR, come ho detto, è proprio che potranno essere prodotti in fabbrica, trasportati e assemblati. E questo permetterà, teoricamente, sta ancora da dimostrare, di ridurre i costi. Se bisogna produrre un reattore ad hoc per una nave di potenza piccola, magari tecnicamente è anche possibile, però non è detto che sia conveniente da un punto di vista economico. Quindi per quanto riguarda il trasporto navale di piccola e media potenza, il nucleare lo vedo difficilmente applicabile. Lui giustamente ha detto anche l'idrogeno e l'elettrico non sono... Diciamo, non è semplice applicarli, però ci sono alcuni settori che sono più ostici da decarbonizzare, e questo è uno di quelli. Il trasporto navale di piccola e media taglia non è semplicissimo da decarbonizzare. Molto probabilmente la soluzione per il trasporto navale di piccola e media taglia saranno gli idrocarburi di sintesi. Sì, però anche quelli richiedono tanta energia. Ovviamente stiamo parlando di, cioè, sarà uno degli ultimi settori che andremo a decarbonizzare. Va bene, passiamo alla prossima domanda di Pietro Casarina. Se vuoi anche mettere la videocamera, come preferisci. Forse mi vedete, sì? Sì. Ok. Sì, salve. Allora, in realtà avevo una domanda su ITER, però più o meno, insomma, avete già detto. Era un po' più o meno magari un'opinione sulle prospettive future, anche se però è un progetto sperimentale, perciò non è che... non è un progetto, ecco, a capo proprio del... di quello che può essere il futuro per la produzione elettrica dal nucleare, perché ci sono, insomma, molti più impianti che adesso sono in maggior via di sviluppo e anche più usufruibili a breve. E, però in realtà volevo chiedere, riguardo allo smaltimento, che è forse un tema che è stato forse poco toccato in questo incontro, per esempio in Italia la Sogin
è l'azienda che è stata incaricata dallo Stato per la decommissioning e anche poi per lo smaltimento vero e proprio delle scorie dopo il referendum. E una delle difficoltà che trova questa azienda, che nonostante sia finanziata, ecco, dai fondi pubblici, è proprio la localizzazione di un deposito nazionale, perché a partire dai depositi locali si vuole fare un deposito nazionale anche secondo gli esempi, per esempio, della Danimarca e della Germania e altri paesi europei, che hanno delle convenienze, perché ovviamente localizzare lo smaltimento aiuta. Ecco, io vorrei chiedermi come rispondereste voi a una domanda, ecco, nel problema dello smaltimento. Effettivamente comunque c'è sempre una componente di inquinamento in ogni cosa che fa l'uomo, ecco, anche nella produzione dell'energia nucleare. Lo smaltimento delle scorie nucleari è sufficiente, ecco, creare un deposito nazionale e anche magari con delle future, magari, non lo so, nelle future tecnologie, non so esattamente cosa, che tipo di scorie si potranno produrre, ma la domanda proprio banale, ecco, voi che fate divulgazione, come rispondereste, ecco, a questa la domanda classica sulle scorie? Allora, partiamo hai messo assieme un po' di argomenti che andrebbero, come dire, ognuno richiederebbe molto tempo. Sì, scusami. Dunque, il deposito nazionale va fatto intanto per obblighi, diciamo, di trattati internazionali, e riguarda tutto ciò che è rifiuto radioattivo, non solo ciò che è rifiuto nucleare. I rifiuti radioattivi si producono anche nell'industria, nella medicina e nella ricerca. Quindi dovremmo farlo anche se non avessimo mai avuto mezza centrale. Infatti la Norvegia non l'ha mai avuto e il deposito ce l'ha. E per il resto, cioè, è un deposito equivalente a molti altri depositi di rifiuti pericolosi che vengono interrati perché non abbiamo altro modo di gestirli. Il fatto che questi siano radioattivi non, di per sé non li rende più pericolosi, è solo un tipo di tossicità diverso, se vuoi. Cioè, quando abbiamo rifiuti a base di cadmio, arsenico, mercurio, roba simile, li interriamo, nella maggior parte dei casi ci sono aziende specializzate che lo fanno, li mettiamo in dei luoghi sicuri e li lasciamo lì. Ora, i rifiuti che andranno nel deposito nazionale italiano devono rimanerci per 300 anni, perché parliamo di roba a medio e basso grado di attività. Se l'Italia dovesse riavviare un programma nucleare, questo genererebbe sia dei rifiuti che andrebbero in questo deposito nazionale, perché roba media bassa attività, sia combustibile esausto ad alta attività che invece richiederebbe un deposito geologico. Dopodiché, come ha detto Fulvio, i rifiuti ad alta attività si possono riciclare e trasformare quindi in rifiuti a media attività, ma questo richiede reattori più costosi e complessi che ad oggi esistono solo in pochi paesi. Quindi la risposta è: ci sono tante strade, ci sono tante soluzioni al problema del problema finto dei rifiuti nucleari. Il punto è che bisogna smettere di considerarlo un problema unico dell'industria nucleare che nessun'altra industria ha, perché molto semplicemente è falso. Ci sono un sacco di industrie che hanno il problema di generare rifiuti non recuperabili e questi vengono smaltiti in vari modi. Una volta che si entra nell'ottica che l'industria nucleare fa la stessa cosa, solo il tipo di rifiuto è leggermente diverso, allora diventa solo una roba in più da gestire, come facciamo già con tante altre cose. Ok, grazie. C'è un meme simpatico che dice: come possiamo gestire, come possiamo immagazzinare i rifiuti radioattivi per 200.000 anni se li ricicliamo tra 50, perché si presuppone che tra 50 anni avremo i reattori di quarta generazione, anche prima, e quindi saremo in grado di riciclare i rifiuti. Quindi, diciamo, no. Io non sono uno di quelli molto favorevoli a costruire depositi geologici per tenere i rifiuti lì per centinaia di migliaia di anni. La Finlandia lo fa, la Finlandia l'ha già fatto, ha già costruito il deposito, però vabbè, loro sono molto avanti, pensano veramente molto, molto, molto in futuro. Però sì, se possiamo permetterci, e possiamo farlo, direi, di tenere i rifiuti lì per qualche decennio, ma fossero anche 100 anni, non sono 100.000, a quel punto ci conviene utilizzare quel combustibile che ci permette di produrre altra energia per produrre energia nei reattori di quarta generazione. Grazie. Va bene, andiamo avanti con Caterina Puccio. Se vuoi fare la tua domanda, se no la leggo io.
Ok, allora Caterina si riferiva alla slide 23 della presentazione e chiede quali di queste configurazioni sono già in utilizzo o la maggior parte sono ancora in fase di studio? Ok, la slide 23 è quella della tipologia di reattori con nucleari. La quarta generazione. Sì, sì. Al momento abbiamo in funzione, come ho detto, i reattori al sodio. Detto, in Francia c'era in funzione Super Phoenix, che è stato chiuso negli anni 80, non mi ricordo esattamente, che ha avuto un po' di problemi, per usare un eufemismo, però lì forse hanno fatto il passo un po' più lungo della gamma perché era un reattore mastodontico da un gigawatt e due di potenza e forse non c'era ancora la conoscenza per poterlo far funzionare. Adesso la Russia, che ripeto è un paese che forse è 10 anni avanti rispetto agli altri paesi che sono avanti come la Francia e gli Stati Uniti, ecco, la Russia che è così avanti ha fatto funzionare anche quello per decenni, il BN600, che è un reattore al sodio, che però io non lo definirei un reattore di quarta generazione perché non ha mai riciclato le scorie, ma con i dati che ha utilizzato da quel reattore che ha prodotto energia elettrica, hanno per l'appunto costruito il BN800, che è quello che ho fatto vedere nell'immagine, che è entrato in funzione nel 2014-2015 e dopo 5 anni sostanzialmente di lavoro iniziale ha cominciato a riciclare le scorie e adesso stanno pensando di costruire il BN1200 sulla base dei risultati del BN800 e poi il BN1600. Come ho detto, sempre la Russia sta per costruire, sta per iniziare a costruire un reattore da 300 megawatt a piombo fuso. La filiera del piombo è un po' più indietro rispetto a quella del sodio, però neanche tanto. I reattori supercritici invece d'acqua supercritica non ce ne sono, che io sappia. Io ho fatto la tesi sui reattori d'acqua supercritica e da quel che so non ce ne sono. Ci sono reattori sperimentali sperimentali fino a un certo punto, in realtà, sui gas ad altissima temperatura, li hanno anche in Cina. Non so se ci sono su quelli il gas a temperatura un po' più bassa, forse no. Allora, sui VHTR c'è un prototipo, non è anche un prototipo, perché è un modello che hanno acceso di recente in Cina, reattore da 100 megawatt elettrici, ma in realtà farà girare una turbina da 200 perché attaccano due reattori alla stessa turbina. Hanno già fatto partire il primo e il gemello lo stanno per far partire questo mese e ne hanno già ordinati altri 28 dello stesso tipo, quindi in Cina la tecnologia a gas ad altissima temperatura è di successo, è stata approvata, ecco. E invece per quanto riguarda i sali fusi, non so se stavi per dire qualcosa tu, Fulvio. Sì, no, fai pure. Sui sali fusi, al momento il progetto più interessante è quello dei sali fusi per la propulsione navale. Ci sta lavorando Samsung Great Industries, sta sviluppando un prototipo di motore nucleare a sali fusi. Per le navi di grossa taglia, ovviamente. Ok, andiamo avanti. Il prossimo è Matteo Monfrini. Se vuoi fare la tua domanda. Facciamo paura, quindi esatto. Devi leggerli. Allora, la domanda è, i dual fluid degli ADS reactor della generazione 5, a che punto sono? Cioè, vuole sapere? Beh, fa pure Luca, se vuoi. Allora, non voglio essere cattivo, i dual fluid non sono reattori di quinta generazione, sono reattori di... hanno delle feature di quarta generazione, sono dei reattori refrigerati a piombo, a neutroni veloci, con la possibilità di riciclare il combustibile. Chi ha messo su l'azienda ha deciso di marketizzarli come quinta generazione per far credere di essere più avanti rispetto agli altri. Di fatto non c'è molta differenza tra un dual fluid e un Terra Power o X Energy, quello di X Energy che si chiama Xe qualcosa, non mi ricordo. Sono tutti più o meno design di quarta generazione e quindi sono più o meno tutti allo stesso punto. Inizieremo a vedere i prototipi negli anni 30 e se i prototipi avranno successo vedremo poi uno sviluppo a partire da lì. Per quanto riguarda gli ADS, io sono molto scettico perché si tratta di progetti sicuramente interessanti per quanto riguarda la ricerca, la produzione di radiofarmaci, anzi, probabilmente per la produzione di radiofarmaci saranno i reattori migliori. Che si possa ricavare un output energetico decente da un sistema che si basa su un acceleratore di particelle che deve avere una potenza più alta di quella dell'LHC, anche se l'energia di soglia è più bassa,
Io faccio fatica a pensare che puoi avere un bilancio netto positivo, e se ce l'hai faccio fatica a pensare che tu riesca a raggiungere grandi potenze. Cioè, dovete tenere presente che una DS si basa su un acceleratore lineare bello grosso, ok, che accelera protoni che vengono sparati contro un bersaglio, che produce neutroni per spallazione, che vanno a fissionare gli atomi di uranio, e il reattore è sempre sotto critico. L'idea è bella, però questo acceleratore di particelle consuma come un treno. No, veramente... Se posso dire, a me non piace neanche l'idea. No, a me l'idea piace perché puoi regolare il flusso protonico e quindi avere tante energie diverse e quindi fissionare in maniera molto, molto mirata, magari per toglierti di mezzo uno specifico attinide o per generare uno specifico prodotto di fissione. Però veramente faccio molta fatica a vedere gli ADS come utili alla produzione di energia elettrica. Ok, allora Angelica ci raggiunge subito. C'è Marco che aveva una domanda, se vuole farla lui, se no gliela leggo io. La posso fare io? Ok, vai. Io avevo una domanda sull'idrogeno. Avete nominato la produzione di idrogeno senza passare dall'elettrolisi, quindi sfruttando un catalizzatore e il calore direttamente del reattore. So che a Chernobyl c'è stata un'esplosione di idrogeno e anche a Fukushima, e visto che non conosco questa reazione chimica, mi chiedevo quanto è più efficiente rispetto all'elettrolisi e come funziona il catalizzatore, perché non la padroneggio. Grazie. Vabbè, la reazione chimica nel caso di Chernobyl e Fukushima è semplicemente l'ossidazione del berillio. Il berillio a 1200 gradi diventa chimicamente reattivo, diciamo catalizza la pirolisi, la termolisi dell'acqua, l'ossigeno si lega allo zirconio e l'idrogeno se ne va in giro e quando incontra l'aria esplode. Però non è proprio la più efficiente delle reazioni. Diciamo, anche perché lo zirconio non è proprio economicissimo come materiale. Ce ne sono sicuramente, Fulvio ne conosce sicuramente di migliori. Quindi il catalizzatore nel caso di Chernobyl è stato fatto da ciò che tiene la pastiglia di combustibile? Sì, dallo zirconio. Esatto, la barra di Grazie. Stavo cercando un paper che avevo letto di recente proprio sull'argomento, che parlava proprio di questo. Ora se andiamo avanti, appena lo trovo ti faccio vedere. Va bene, allora andiamo avanti con Carlo Bragagno a Capovilla. Se vuoi parlare, ok. Buongiorno. Io volevo chiedere, la domanda è stata abbastanza generica, volevo chiedere se i generatori a fusione nucleare nel loro, come posso dire, non solo nella stretta produzione di energia, generano sottoprodotti inquinanti che devono essere trattati in maniera particolare. Come... Non ho capito la prima parte. I reattori? Non ho capito, scusa. Generatori a fusione nucleare. Che sono Ok, perfetto. Allora, sfatiamo anche questo mito. La fusione nucleare genererà, sì, ce l'ho fatta, dei rifiuti radioattivi, nel senso che la reazione di fusione, deuterio-trizio, genera anche un neutrone. Il neutrone colpisce tutto, ma tutto quello che c'è intorno, ma in realtà è una cosa, diciamo, che sfruttiamo a nostro vantaggio, perché c'è la camera vuoto, che è quel ciambellone che avete visto dove c'è dentro il plasma, che viene tenuto lì, diciamo, compresso, insomma, gli si dà quella forma, quella shape, no? Grazie al campo magnetico. Fuori, da quella camera che è sottovuoto, si trova il materiale che contiene al suo interno il litio, e su come sarà fatto questo materiale ancora oggi non lo sappiamo esattamente. Perché c'è dentro il litio? Perché è importante? Perché il litio, quando viene colpito dal neutrone, diciamo, si trasforma, ok, produce il trizio, che è il combustibile stesso per la fusione, perché il trizio non è un materiale che si trova sulla Terra, diciamo, a buon mercato. Quindi sarà fondamentale nei reattori a fusione produrre il trizio di cui avremo bisogno. Lo si farà in questo modo, diciamo,
con un involucro che sarà messo intorno al plasma, che terrà il litio si prenderà il neutrone e genererà il trizio verrà utilizzato come combustibile all'interno del reattore stesso. Però, e in più, oltre a questo, il fatto che i neutroni colpiscano il litio e tutti i materiali, farà scaldare questi materiali, ovviamente, cederà energia, e quindi tramite un circuito esterno ad acqua si andrà a raffreddare questa parte esterna del reattore e si utilizzerà quel calore contenuto nell'acqua per far girare una turbina, produrre vapore e generare energia elettrica. Quindi poi alla fine sarà grazie ai neutroni se sarà possibile produrre trizio e generare energia elettrica. Purtroppo però i neutroni colpiscono tutto, per l'appunto, e tutto quello che viene colpito dai neutroni viene per l'appunto attivato neutronicamente, quindi diventa radioattivo, e quindi ci saranno tutta una serie di rifiuti di bassa e media attività. Non ci saranno le scorie, cioè non ci sarà il combustibile esausto, ovviamente l'uranio, gli attinidi, eccetera, che rappresentano le scorie ad alto livello, che rompono le scatole. Però tutto il resto, rifiuti radioattivi a bassa e media attività, ci saranno sicuramente. Torno a cercare il paper. Ok, ho perso un attimo il filo su quale siamo arrivati. Ok, adesso c'è la domanda di Dumitru. Insomma, se vuoi, non vorrei pronunciare male il nome, se no leggo io la domanda. Allora, lui chiede, ipoteticamente quanti anni ci vorrebbero in Italia per costruire il primo reattore? Si diceva più di 10-15, ma non potremmo beneficiare del know-how di altre nazioni per velocizzare? L'ho letta male, spero. No, non ce ne voglio. Allora, ovviamente il know-how di altre nazioni sicuramente aiuta. La questione è che il primo reattore ci metti tanto, perché devi, prima di iniziare a costruire il reattore, devi fare tutta una serie di passaggi preliminari che hanno a che vedere con l'approvazione del finanziamento, il framework regolatorio, i trattati internazionali e tutto quanto. Una volta che l'hai fatto per il primo reattore, l'hai fatto per tutti gli altri. Una volta che l'hai fatto, la costruzione di un reattore puoi metterci anche 7-8 anni, e se ne inizi a costruire non uno per volta, ma magari 3-4 per volta, o 5-6 per volta, come sta per fare la Francia, come ha fatto annunciato la Francia che farà, diciamo che nell'arco di 20 anni puoi farne 20 di reattori, non devi per forza farne uno. Sono solo i primi anni che hai una serie di step preliminari burocratici da portare a termine per via dei trattati internazionali. Ho messo nella chat, non so se si vede, comunque penso di sì perché Marco mi ha ringraziato, il link al paper che dicevo prima, dove c'è scritto esattamente come si produce idrogeno, quali sono i catalizzatori. Tanto voi che l'università avete accesso, no, gratuitamente. Lo vedete, no? Il link di Science Direct lì nella chat. Quindi se lo aprite dovrebbe... Insomma, sì, sì, dovrebbe funzionare. Sì, sì. E c'è altro da dire? Se no passiamo avanti. Passiamo avanti. Allora, la domanda successiva è quella di Simone. Simone, la leggo io. Come fa la IAEA a controllare ciò che succede nelle centrali? Che tipo di controlli fanno? Allora, la IAEA non fa controlli nelle centrali, questo lo delega all'ente regolatore nazionale o internazionale. Se noi costruissimo reattori in Italia, a fare i controlli sarebbe l'ente di controllo italiano, quello europeo e eventualmente quello del paese da cui compriamo i reattori. Per esempio l'ente francese se comprassimo i reattori dalla Francia, o quello statunitense se li comprassimo dagli Stati Uniti. La IAEA manda i suoi ispettori, cioè il primo mandato della IAEA è verificare che vengano rispettati i trattati di non proliferazione, quindi gli ispettori della IAEA hanno comunque accesso a tutte le strutture nucleari di un paese in qualsiasi momento, se questo paese ovviamente aderisce ai trattati di non proliferazione, ma come dire... le loro verifiche sono più che altro sugli impianti di arricchimento e sulle strutture di fabbricazione del combustibile, perché sono le parti dove c'è maggior rischio che uno possa fabbricare ordigni nucleari.
Per quanto riguarda invece le ispezioni delle centrali, queste vengono condotte regolarmente, viene peraltro le centrali, durante la stessa vita delle centrali, gli operatori si mantengono costantemente in allenamento con dei test continui, no? Cioè, ogni centrale nucleare ha due sale controllo, una che è quella del reattore dove non succede mai niente e l'altra che è quella delle simulazioni dove fanno tipo settimanalmente, simulano incidenti di vario genere per verificare la prontezza degli operatori. Ovviamente c'è un controllo molto severo su tutto quello che è la filiera dello smaltimento del combustibile esausto e per il resto viene verificata, cioè, l'operatività della centrale, vengono i parametri del reattore, ovviamente sono sempre tenuti sotto controllo, ma questo dagli stessi operatori della centrale. Non so se ho risposto alla domanda, non sono sicuro di cosa intendesse con le ispezioni, però. A me sembra che la risposta sia chiara. Simone, se vuoi chiedere, se no passiamo avanti che ci sono altre domande. Ecco. Allora, di nuovo Dumitru Damaskin, mi dispiace, chiede, saranno possibili in futuro centrali a carbone e gas con avviamento rapido per non mantenerle attive in previsione di un calo delle rinnovabili? Esistono già le centrali a gas moderne, si chiamano apposta centrali di picco, si attivano, cioè, praticamente premendo un bottone, esagerato, però sono veramente delle mosche, dei puntini rispetto ad altre centrali, tipo alcune centrali nucleari che sono degli elefanti, da certi punti di vista, come inerzie termiche e quant'altro. Lo sapete, le centrali a gas sono un compressore, una camera di combustione, una turbina, poi sì, vabbè, ci potete mettere il rigeneratore, quello che vi pare, però sono veramente veloci. E quindi esistono già centrali a gas molto veloci che possono accendersi, possono regolare molto velocemente. Il problema è andare a spegnere, diciamo, tutte le altre centrali a carbone, tutte le altre centrali nucleari, ed essere in grado di rimpiazzare quell'energia con energia rinnovabile. E poi comunque in ogni caso fare una cattura delle emissioni, perché comunque centrali a gas emettono, e anche se le usi solo per fare i picchi di potenza, come ho detto, anche in uno scenario col nucleare, comunque quella CO2 la devi catturare, quindi comunque le centrali a gas sono già molto molto veloci, quella ciclo Brayton. Andiamo avanti perché ci sono parecchie domande, non so fino a che ora volevate rimanere collegati, se no ne tagliamo qualcuna e... mi dispiace. Ma proviamo a rispondere a tutti, semmai andiamo un po' veloce, rispondiamo okay. Un po' botta e risposta. Va bene, la prossima domanda è quella di Bernardo, la leggo io così magari facciamo più veloci. Come mai in Francia le emissioni dovute ai trasporti sono così elevate rispetto ad esempio alla Germania, nonostante l'alta percentuale di energia pulita prodotta? I trasporti sono poco elettrificati? Non so come siano messi onestamente dal punto di vista dei treni, cioè sul trasporto merci se più fatto in treni... Esatto, più fatto con i treni, più fatto con i camion, però diciamo, a parte quello... La Francia, la rete ferroviaria francese non è delle migliori, e questo anche per via di come è fatta la Francia. Cioè la Francia rispetto alla Germania è un paese con una logistica ferroviaria molto più complicata, perché in Francia c'è una grossissima parte della popolazione e del tessuto industriale concentrato nell'Île-de-France, l'area, diciamo, la zona attorno a Parigi, e il resto è tutto periferia. Cioè, oltre a Parigi, in Francia, la città più grande è Lione, e dopo Parigi e Lione le altre città sono piccoline, non ci sono altre metropoli. Invece in Germania ci sono diversi centri nevralgici, c'è Berlino, ma c'è anche Francoforte, c'è tutta l'area della Ruhr, Stoccarda, Colonia, poi c'è Monaco di Baviera. Ok, quindi in Germania è nata l'esigenza storicamente di collegare molto bene queste città, ognuna importante per tanti motivi, e quindi i tedeschi hanno oggettivamente una rete ferroviaria molto valida. In Francia questa esigenza non è mai emersa e quindi non hanno mai investito tanto sulla rete ferroviaria, e tuttora, come dire, la rete, cioè, se anche ci investissero sarebbe un investimento in perdita, cioè sarebbe un investimento, sì, decarbonizziamo parte del traffico, ma comunque facciamo un investimento che non viene così tanto sfruttato, perché le regioni fuori da Parigi non hanno molto tessuto industriale,
E quindi è proprio un po' il discorso di come sono fatti i due paesi. Comunque la rete francese è molto più indietro, ferroviaria, è molto più indietro rispetto a quella tedesca. Grazie, questo è interessante, non lo sapevo. Allora, passiamo avanti. Caterina Puccio chiede i vantaggi del torio rispetto all'uranio. Vado veloce. Allora, i vantaggi del torio sono che è molto più abbondante dell'uranio sulla Terra, è presente in quantità 4-5 volte più grandi, quindi ce n'è tantissimo. E poi il torio è 232, mentre invece l'uranio è 235 o 238. Questo fa sì che se voi mettete il torio dentro all'uranio, scusate, dentro a un reattore, subisce sì il bombardamento neutronico, però è molto più difficile che riesca ad arrivare ai transuranici, cioè che hanno valori superiori a 238, quindi stiamo parlando del plutonio, nettunio, curio, americio e così via, che sono tutti, sono quella parte delle scorie che rompe parecchio le scatole, perché hanno dei tempi di decadimento di decine di migliaia di anni. Quindi utilizzando il torio, oltre al fatto che è molto più abbondante, ci toglieremo quella parte molto rognosa che è all'interno delle scorie. Il problema è che il torio ha una neutronica molto complicata rispetto all'uranio, è molto, molto più difficile utilizzarlo, perché il torio non è fissile. Il torio, quando si prende un neutrone, si trasmuta in uranio-233, il quale fissiona, però tra il passaggio da torio a uranio diventa proattinio, non mi ricordo come si chiama. Proattinio. Esatto, che è un materiale molto radiotossico e in più è anche ha un tempo di decadimento abbastanza lungo, alcuni giorni. 26 giorni. Ecco, esatto. E quindi sostanzialmente... Ed è pure un veleno neutronico, per non sbagliarsi. Esatto, quindi sostanzialmente fare questo passaggio da torio, proattinio, uranio e fissionarlo non è semplicissimo, oltre al fatto che poi quando esce da lì bisogna fare il riprocessamento del combustibile, perché dopo un po' che sta dentro lì, diciamo, si sporca, quindi è necessario toglierlo, riprocessarlo, rimetterlo dentro, e già il riprocessamento dell'uranio non è semplicissimo, il riprocessamento del torio per adesso ce lo sogniamo, comunque nel senso ci sono dei paesi che ci stanno lavorando sopra, è una delle tecnologie in fase di sviluppo e niente, solite cose. Va bene, a Matteo Zampieri do la parola solo perché fa parte di LEDS, allora siccome siamo... No, leggi te Angelica, sei... Va bene. Vai. Allora, in Europa risulta che nei paesi con centrali nucleari i cittadini favorevoli a tale tecnologia superano la media. Come lo si interpreta? La presenza delle centrali nucleari ne mostra i vantaggi ed alza la percentuale dei favorevoli, o l'assenza di tale conoscenze fa da ostacolo alla costruzione di centrali? Complicato. E risulta anche che nei paesi senza centrali nucleari la maggioranza dei cittadini hanno conoscenze sui rifiuti nucleari inferiori alla media. Anche qui, l'assenza di centrali riduce l'interesse ad acquisire quelle conoscenze, o l'assenza di tali conoscenze fa da ostacolo alla costruzione di centrali? Questa te la lascio, Luca. Oddio, qua mi state chiedendo se è nato prima l'uovo o la gallina, letteralmente. Esatto. Per cui la risposta è tutte e due, cioè tutte e due le cose sono vere. Sicuramente chi vive vicino alla centrale nucleare ha imparato a non averne paura, in compenso si gode aria pulita, energia gratis e tutto quanto, quindi sicuramente sarà più favorevole. Allo stesso tempo... I paesi dove l'ignoranza è più diffusa sono quelli dove ci sono maggiori ostacoli a sviluppare un programma nucleare. Posso dire che in una democrazia come quella in cui viviamo, non so quale dei due fenomeni sia nato prima, ma so che l'unico che si può interrompere prima è quello dell'ignoranza dal basso, per cui una qualsiasi imposizione del nucleare dall'alto da parte della politica verrebbe accolta molto male e probabilmente bocciata in un referendum, come è già successo. Quindi in questo senso posso dire, è nato, non so quale sia la causa e quale l'effetto, ma sicuramente bisogna partire dal basso e fare, insomma, quello che noi stiamo facendo, divulgazione scientifica per convincere le persone che il nucleare è una scelta valida, e poi questo si traslerà in una scelta nucleare da parte della politica. Quindi il caso finlandese è stato di successo?
Il caso finlandese è stato di successo decisamente. In quel caso il governo, l'iniziativa è stata governativa di educare le persone, ma di nuovo la cosa è stata prima educhiamo le persone, in realtà prima educhiamo le persone mentre costruiamo i reattori. Lì la fiducia nelle istituzioni è un pelino più alta, però. Convergenza politica qua non abbiamo. Esatto. Va bene, anche questo è un bellissimo argomento di cui discutere. E prossima domanda è di Giovanni D'Agostini, che chiede: nel progetto ITER come verrà scaldato il plasma? Qua siamo un po' fuori forse dall'argomento di oggi, però se si riesce a rispondere abbastanza velocemente. La domanda è come si darà inizio sostanzialmente al processo per arrivare a quella temperatura, perché poi dopo, nel momento in cui si arriva alla temperatura, è la fusione stessa che genera il calore di deuterio e trizio per tenere, diciamo, il plasma a quella temperatura. Per aumentare la temperatura poco alla volta, se non sbaglio, sarà la corrente elettrica stessa, se sbaglio correggimi Luca, però dovrebbe essere così, cioè il plasma stesso per effetto Joule, diciamo, tenderà a scaldarsi. Infatti le prime prove che verranno fatte saranno fatte adesso nel 2025 su una torcia di plasma che non sarà a 150 milioni di gradi, sarà a, non lo so, qualche migliaio di gradi, e poi mano a mano si aumenterà la temperatura andando di pari passo. Però considerate che il plasma stesso genererà un campo magnetico, cioè il plasma stesso a sua volta genererà un campo magnetico, il quale è tenuto in considerazione all'interno di tutti i campi magnetici che ci sono per far sì che il plasma abbia quella forma. Cioè, il campo magnetico del plasma è utilizzato per dare la forma che noi vogliamo al plasma. Il campo magnetico si genera perché c'è la corrente, e la corrente scalda il plasma. Sì, è un casino pazzesco, Icar, è un casino pazzesco. Va bene, andiamo avanti. E Caterina Puccio chiede: come mai la Russia è così avanti nell'energia nucleare? Perché quando è successo Chernobyl hanno deciso di imparare la lezione e continuare, invece di spaventarsi e interrompere i piani di sviluppo nucleare. E quindi loro, a differenza della... mentre l'Europa e gli Stati Uniti dopo Chernobyl hanno sostanzialmente smesso di costruire reattori, hanno sviluppato... cioè, se voi andate a vedere, hanno finito di costruire i reattori che c'erano, poi negli anni 90 e negli anni 2000 non si sono praticamente iniziate nuovi progetti di nuovi impianti, ok? Perché è partito il sacro terrore, che è lo stesso che in Italia ci ha fatto chiudere le nostre centrali, e nel resto del mondo occidentale ha comunque rallentato molto i piani di sviluppo. In Russia, dopo la caduta dell'Unione Sovietica, hanno deciso che non importava. Sì, Chernobyl c'era stato, buon, bella, impariamo la lezione, non rifaremo questi errori, andiamo avanti, e quindi hanno continuato a fare ricerca, a costruire reattori, e quindi non hanno mai perso il know-how. Grazie. Andiamo avanti, una domanda di TK. Visto che al nord servirebbe anche produrre teleriscaldamento, oltre che corrente, per l'Italia sarebbe meglio puntare su due diversi tipi di reattore in base alle diverse esigenze territoriali? Che tipi si potrebbero prediligere? Anche in ottica di avere un mix che ci possa far bruciare anche le scorie, oltre alla Russia. No, scusate. Anche in ottica di avere un mix che ci possa far bruciare anche le scorie, oltre alla Russia, altri paesi hanno reattori veloci già sul mercato? Scusate, sto cominciando. Allora, va detto che noi di scorie da bruciare ne abbiamo veramente poche, perché le scorie sono quelle ad alto livello, quelle basse e medio livello non sono scorie, non possono essere utilizzate nei reattori di quarta generazione, serve il combustibile esausto, e noi ne abbiamo prodotto davvero poco. Quindi, diciamo, noi sì, magari potremmo utilizzare dei reattori di quarta generazione, però magari per utilizzare altro uranio, perché le nostre scorie sono una piccola quantità. E detto questo, per il teleriscaldamento, sì, il teleriscaldamento, come sapete, è un'ottima idea, perché aumenta tantissimo il rendimento di primo principio degli impianti. Il problema è che i grossi reattori nucleari, per questioni di sicurezza, non possono stare vicino ai grossi centri abitati. I reattori SMR, invece, potrebbero essere messi più vicini, se non altro, alle zone industriali. E quindi si potrebbe fare teleriscaldamento per l'industria. Per quanto riguarda il riscaldamento urbano, che soprattutto diciamo il riscaldamento residenziale, lì bisogna vedere se vincerà il riscaldamento elettrico, quindi, come sapete, le pompe di calore soprattutto, o in zone soleggiate, no,
le pompe ad assorbimento con il solare termico. Però se vincerà, come sembra adesso essere la strada, il riscaldamento elettrico con le pompe di calore, a quel punto ti basterà avere un grosso reattore messo lontano dalla città che ti produce energia elettrica per alimentarti la pompa di calore. Mentre invece sì, per le zone industriali, un SMR che fa un tiro di riscaldamento potrebbe essere una buona idea. Non mi ricordo cos'altro aveva chiesto. No, aveva chiesto anche riciclando le scorie, ma allora noi avevamo fatto un post sulla pagina Instagram dove, no? Se vogliamo limitarci a decarbonizzare la produzione di energia elettrica, allora ci servono 13 PR. Se vogliamo fare anche il teleriscaldamento, allora facciamo 40 SMR da 300-400 megawatt da mettere nei dintorni delle grandi città, soprattutto al nord, per teleriscaldare. Se poi vuoi fare tutto col nucleare, allora questi ci aggiungi magari una decina di reattori di quarta generazione a sodio o piombo. Qua stiamo parlando di uno scenario evidentemente tra 30 anni, con i quali fai anche produzione di idrogeno, riciclaggio delle scorie e fornisci calore ai processi industriali. E allora lì fai in utopia, però... dire, sono orizzonti temporali diversi, investimenti diversi e, come dire, sono piani che vanno fatti nel corso del tempo. Sicuramente la tecnologia nucleare offre moltissime opzioni ed è molto poco furbo decidere di sfruttarne una sola, cioè la diversificazione è vincente. Sì, come un po' in tutte le cose alla fine, no? Va bene, andiamo avanti. Giovanni Franchini non ha una domanda, ma dice: ciao Luca e Fulvio, ormai vi seguo da qualche mese. Più che una domanda è fornirvi un assist per nominare l'appello al Presidente del Consiglio fatto su Change in quanto Italia per il nucleare. Vai Luca, fai te pubblicità. Ma allora, da qualche giorno abbiamo avviato questa petizione, diciamo, per l'inclusione del nucleare nella tassonomia della finanza sostenibile, su change.org, che trovate linkata su tutti i nostri canali social, e se volete firmare ci fate contenti. Abbiamo finora già raccolto più di 7.000 firme. Stiamo andando verso le 10.000. Ok, andiamo avanti. Questa domanda non so se la leggiamo, sempre di Dumitru, che dice che era entrato 10 minuti e chiede le differenze tra seconda, terza più e quarta generazione dal punto di vista della sicurezza e delle innovazioni, come il riciclo delle scorie di alto livello, diciamo. E se farete più video più approfonditi a riguardo, insomma... Allora, diciamo che i video dobbiamo ancora cominciare a farli. Appena apriremo una pagina YouTube, Twitch, appena avremo tempo, cominceremo a farli e sicuramente parleremo anche di questo argomento. Allora, se avete visto il nostro video che abbiamo fatto con Stefano Monti, che è il capo sezione del settore innovazione all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, lui ci ha tenuto a specificare che la IAEA non riconosce la divisione in generazioni dei reattori, seconda, terza, quarta. La divisione in generazioni è stata fatta per l'appunto dal Generation 4 Nuclear Reactor. Comunque, in cosa consistono sostanzialmente? La prima generazione è la generazione, quella del dopoguerra, anni 50, 60, dove i reattori erano poco più che prototipi. La seconda generazione sono i reattori nucleari che sono stati costruiti, diciamo, tra gli anni 70 e gli anni 90, soprattutto per via della crisi energetica del Kippur, sostanzialmente che portò, che brevemente, la crisi energetica del Kippur è stata causata dalla guerra del Kippur, una delle tante guerre tra Israele e Palestina, nella quale poi alla fine i paesi diciamo arabi decisero di chiudere i rubinetti dei combustibili fossili e molti paesi si ritrovarono in Occidente senza combustibili fossili, ma letteralmente i vostri genitori probabilmente se lo ricordano, bisognava andare in giro in bicicletta, non si trovava la benzina in quei giorni. Da lì molti paesi hanno deciso di puntare forte sul nucleare, tra cui la Francia, e sono stati costruiti in maniera massiccia moltissimi reattori, che sono quelli di seconda generazione, che sono in funzione ancora oggi, sono quelli che hanno 40 anni, che stanno arrivando a fine vita. Quelli di terza generazione sono quelli che costruiamo invece oggi, se dovessimo costruire un reattore oggi sarebbe di terza generazione, mentre invece quelli di quarta sono quelli che abbiamo visto prima, di cui abbiamo già parlato. Differenze in termini di sicurezza? Beh, diciamo, a parte quelli di prima generazione, che abbiamo detto erano poco più che prototipi, diciamo, è proprio l'inizio dell'alba del nucleare, tra quelli di seconda e terza generazione
diciamo, la differenza è principalmente in termini di sicurezza, perché sono stati costruiti dagli anni 70, gli anni 90, sono stati interessati dall'incidente di Chernobyl, il quale ha dirottato un po' tutta l'industria del nucleare sulla sicurezza, e poi anche nel 2011 con l'incidente di Fukushima si è passati per l'appunto dalla terza generazione, la terza generazione più, la terza generazione avanzata, che sostanzialmente sono, cioè, rappresentano delle differenze minime proprio volte ad, diciamo, a sottolineare che è stato fatto ancora qualcosina in più in termini di sicurezza, cioè anziché mettere un solo muro di contenimento sono stati messi due muri di contenimento, tre generatori di emergenza, quattro anziché due, un core catcher e così via, che sono tutti sistemi di sicurezza che vengono messi nei moderni reattori nucleari, ma onestamente già i reattori di seconda generazione sono dei reattori altamente sicuri, che non hanno il minimo problema. Il reattore di reattore di Chernobyl non lo considero neanche, perché non era un reattore occidentale, non, i reattori RBMK non fanno parte di queste categorie. E il reattore di Fukushima era un reattore che è stato costruito negli anni 60, fine anni 60, quindi era un reattore di prima generazione, e anche quegli altri erano reattori abbastanza vecchiotti, tra la prima e la seconda generazione. E comunque ciò nonostante, insomma, sarebbe lungo il discorso su Fukushima, ma ciò nonostante, pur essendo un reattore così vecchio, un terremoto, uno tsunami del genere, i danni sono stati, possiamo dire, abbastanza limitati. E, mentre invece i reattori di terza generazione, per l'appunto, hanno visto anche aumentare i loro costi iniziali proprio per essere sempre più ridondanti. I reattori di quarta generazione infine cercheranno di sostanzialmente tenere queste caratteristiche di sicurezza riducendo un po' i costi, adottando per esempio sistemi di sicurezza naturali, quindi cercando di sfruttare per esempio di più la circolazione naturale, cercando di sfruttare dei fenomeni fisici che ti permettono di costruire un sistema di sicurezza in meno, renderlo meno ridondante, ma non perdere, diciamo, il livello di sicurezza e ridurre quindi i costi. Ok, abbiamo le ultime tre domande più o meno, e per voi è ok? Come cosa abbiamo già sforato di circa un quarto d'ora, per cui... Sì, va bene. Ok, allora la prossima è di Emanuele Ceron. I reattori veloci sono meno efficienti di quelli moderati? E aggiungo una mia curiosità invece, avete parlato del BN800, appunto per questo... efficienza, cioè è competitivo come tecnologia? Perché non si costruisce di più quello? Cioè magari c'è di mezzo qualcosa con brevetti, non so. Allora, sono più efficienti, i reattori di neutroni veloci sono più tecnico del termine efficienza, convertono una maggiore percentuale di energia termica in energia elettrica dal momento che operano a temperatura più alta. Sono anche più fuel efficient, nel senso che sfruttano, riescono a ricavare molta più energia dalla stessa quantità di combustibile, però sono anche, cioè sono meno efficienti nel senso economico del termine. Costruire un reattore refrigerato a sodio è molto più complesso che a sodio metallico fuso, è molto più complesso che costruire un reattore refrigerato ad acqua, e questa è anche la risposta al perché non se ne costruiscono di più. Costa meno gestire le scorie oggi che costruire un BN800. E la Russia lo fa perché la Russia investe tantissimo in ricerca e perché guarda al futuro, punta a rendere queste tecnologie cost competitive. Ma noi che invece abbiamo, diciamo, ogni volta che si parla di investire in nuovo nucleare ci sono problemi di opinione pubblica, ad oggi non lo stiamo facendo. Va bene, grazie. Passiamo avanti. Allora, ho visto che c'è una domanda in più, però più su una vostra opinione. Non so se vogliamo tenere un po' più quelle tecniche, magari se avanza tempo rispondere anche a quella. Per cui passerei a questa di Andrea Vicentini. Ciao a tutti, come quasi ingegnere aerospaziale mi chiedevo se esistono o possono esistere sistemi di propulsione nucleare adattabili alla propulsione aeronautica. Grazie. Esiste la propulsione spaziale, che sostanzialmente sfrutta un micro, non saprei dire esattamente che potenza reattore nucleare, che sostanzialmente scalda un gas, va un diffusore, lo fa uscire. Se non sbaglio il gas è proprio idrogeno, adesso non voglio dire una cavolata. Non è uno degli argomenti che conosco meglio, però esistono, dovrebbero essere, per permettere anche di ridurre di molto i tempi, no? Si parla di applicarli in futuro, per esempio, nei viaggi per andare verso Marte. Sono però al momento ancora abbastanza costosi, da quello che so. E niente,
Ora vedo se ti trovo. Ah, scusa, sì, giustamente mi dici, no, aeronautica, no, scusa, giusto, giusto, ho letto nei commenti, mi dice aeronautica e non spaziale. No, aeronautica, no, aeronautica è complicata la cosa perché, diciamo, un reattore nucleare richiede, diciamo, un sistema abbastanza complicato, abbastanza pesante, sai, no, che nei, cioè, sai meglio di me, su un aereo è fondamentale ridurre il più possibile il peso, e motivo per cui gli aerei elettrici hanno dei grossi problemi, perché gli aerei normali utilizzano il combustibile, man mano che vanno lo consumano, e quando arrivano sono molto più leggeri rispetto a quando sono partiti, e quindi proprio per questa cosa consumano molto meno, mentre invece un motore elettrico, le batterie, quelle pesano tanto all'inizio quanto alla fine, anche se sono scariche, e questo ti fa aumentare di molto la richiesta di energia per fare il viaggio. Per quanto riguarda il nucleare, il discorso è simile, perché l'uranio è lì, non è che butti via uranio mano a mano che vai, e il sistema è parecchio, parecchio complesso, e penso che sarebbe anche poco vantaggioso dal punto di vista economico. Il settore degli aerei è un altro di quei settori dove, cioè, non facile da decarbonizzare, dove sarà necessario, se vogliamo tenere l'attuale quantità di aerei che fanno queste distanze con questa velocità, che trasportano questo numero di persone, dovremmo utilizzare o idrogeno o combustibili sintetici, o compensare con un po' di cattura l'anidride carbonica. Però un reattore che funziona con l'uranio su un aereo, che io sappia, non esiste. Proprio, non esiste proprio a livello di ricerca. Ok, allora abbiamo un'ultima domanda, perché mi dispiace per le altre che sono venute fuori, avevamo dato lo stop, insomma non volevamo dilungarci troppo, poi... Vabbè, abbiamo quest'ultima domanda di Sandro, che dice: si ha una stima di quanto possa essere la richiesta di uranio nei prossimi 10 anni, visti i nuovi reattori in costruzioni, una stima rispetto a quella odierna, insomma, e se sì, quanto potrebbe impattare questo aumento sul prezzo dell'uranio? Allora, diciamo, la richiesta di uranio al momento è intorno a circa 60-70 mila tonnellate all'anno, a fronte di, mi pare, 17 milioni di tonnellate di uranio, delle quali sappiamo già dove andare a prenderle e quanto costa andare a prendere, le abbiamo già apprezzate. La quantità di uranio che utilizzeremo nei prossimi anni non cambierà di molto, come avete visto dai grafici di prima sulla produzione di energia da nucleare, sulla potenza installata, perché è vero, bisogna vedere quale sarà lo scenario, quello basso, quello alto, ma anche fosse quello alto, i reattori che costruiamo oggi sono, lo scenario alto prevede di costruire chiaramente molti più reattori, e i reattori che costruiamo oggi sono, diciamo, come ha detto Luca, molto più efficienti rispetto a quelli che costruivamo prima, sia in termini di rendimento, quello neanche tanto perché l'aumento non è stato grande, però in termini, diciamo, di burn up. Il burn up mi dice quanta energia riesco a ricavare da un chilo di combustibile messo nel reattore. Quindi poi alla fine sì, ci sarà un aumento, però col fatto che i reattori sono più efficienti rispetto a 40 anni fa, la richiesta di uranio non credo, cioè non è previsto che cresca moltissimo, e questo non andrà quindi di conseguenza a modificare quasi di nulla la richiesta di uranio, cioè il prezzo dell'uranio, l'approvvigionamento di uranio nei prossimi 10 anni. Il problema dell'uranio è un non problema, cioè noi in questo momento abbiamo tanto uranio a basso prezzo, è talmente basso che sta rallentando lo sviluppo dei reattori di quarta generazione, proprio perché è conveniente ancora per molti anni, e le industrie che ci lavorano lo sanno bene, andare a estrarre uranio dalle miniere a basso prezzo. Poi posso aggiungere che in questo momento l'uranio sta spaicando un pochino, in borsa, ma per un mero discorso di l'anno scorso c'è stato il Covid ha creato dei colli di bottiglia nella supply chain, e quindi c'è qualcuno che ci sta speculando comprando titoli, ma come dicevo prima, in ogni caso il prezzo dell'uranio è rilevante rispetto al prezzo dell'energia, quindi non c'è da attendersi grossi sbalzi. Ok.
Continuano ad arrivare messaggi con... No, allora, sto leggendo la chat, ma molto interessa la domanda di Filippo Zambon, che chiedeva cosa ne pensiamo del documento redatto da 5 paesi contro l'inclusione del nucleare nella tassonomia della finanza sostenibile. È ovvio che la Germania non vuole che il nucleare venga incluso nella tassonomia della finanza sostenibile, punta a diventare l'hub europeo del gas. L'Austria ha una posizione antinucleare storica, l'Austria è il paese più antinucleare al mondo, ci rompe le palle pure ai vicini di casa che si costruiscono centrali andando proprio letteralmente a, come dire, porre questioni di sovranità nazionale. Cioè l'Austria ha denunciato l'Inghilterra perché secondo loro il meccanismo di finanziamento della centrale di Hinkley Point C non corrisponde alle normative che alle normative europee, tra l'altro mentre l'Inghilterra era già in piena Brexit. Quindi che la Germania e l'Austria facciano sta cosa e che poi si accodino il Lussemburgo, che vabbè, Lussemburgo è un caso emblematico di paese antinucleare che va al 100% col nucleare francese. Poi chi altro ha firmato? Il Portogallo e la Spagna, Belgio. Il Belgio, forse. Comunque il Belgio è un altro paese che sta dismettendo il nucleare investendo sul gas, quindi ovvio che da parte loro c'è questo interesse. Dall'altra parte l'inclusione nella tassonomia del nucleare è supportata da 12 paesi, tutto il blocco dei paesi est europei, la Francia, la Finlandia, adesso si è aggiunta l'Olanda. E magari l'Italia, dopo che Mario Draghi avrà letto la nostra lettera. Esatto. E per quanto riguarda quello che qualcuno ha chiesto, relativamente agli italiani che hanno detto che faranno un referendum contro se la Commissione Europea dovesse includere il nucleare nella tassonomia, anche quella è una stupidaggine, cioè il referendum possono farlo, ma non ha nessun valore perché l'articolo 75 della Costituzione dice che non si possono fare referendum sui trattati internazionali e pertanto... Va bene, grazie. E allora sì, io... Dovremmo esserci. Esatto. Abbiamo, direi, risposto più o meno a tutto. Rimane qualcosa in sospeso, ma insomma c'è spazio anche per i vostri prossimi eventi, nel caso. E, avete qualche evento in futuro a cui online magari a cui si può partecipare? Ne abbiamo praticamente una settimana. Uno a settimana? Solo uno. Abbiamo 5-6 a settimana. Allora, la settimana prossima cosa abbiamo? Beh, lunedì c'è quella cosa, insomma. Allora lunedì cosa c'è lunedì? Lunedì è una roba vabbè, ma è privata. Okay. Martedì c'è la conferenza Pavia, poi mercoledì ci assembleiamo, giovedì c'è un'altra intervista, c'è Sapiens Podcast, sarà ospite a Sapiens Podcast, venerdì venerdì vado a teatro se Dio vuole. Luca c'ha la sua agenda personale lì vicino, che è Luisa, che... Esatto, cioè la mia ragazza mi fa da agenda e anche la settimana dopo non è meglio, cioè la settimana dopo abbiamo un dibattito forse con non mi ricordo, se devo guardare sull'agenda sì, no, se seguite la pagina quelli di Sula Summit per l'Ambiente, la pagina Instagram Sula The Real, abbiamo un dibattito, poi abbiamo un webinar, poi il 2 abbiamo l'ultima conferenza a Pavia. Insomma, siamo abbastanza pieni in realtà. Beh, meglio così, dai, direi. Sì, decisamente. Anche troppo. Forse. Da quant'è che siete su Instagram, su Facebook? Cioè, Facebook da aprile... Instagram è poco più di un anno. Siamo Facebook aprile, Instagram abbiamo aperto a ottobre, però abbiamo cominciato, diciamo, a lavorarci seriamente da gennaio, quindi non è neanche un anno che ci lavoriamo seriamente dietro Instagram. Noi di Lez avevamo preso ispirazione dai vostri quiz e fatto dei quiz... un po' più in generale sulle energie rinnovabili. No, ne approfitto perché ho visto che ha scritto Leonardo, è uno dei ragazzi che lavora con noi, e tra 10 giorni, il 21 mi pare, non so se hanno deciso, mi pare il 21, faranno una live su Instagram per l'appunto i nostri moderatori per rispondere solo alle domande, quindi si metteranno lì e chiunque vorrà fargli delle domande, così almeno facciamo conoscere anche loro oltre a me e Luca. Noi conosciamo già Gabriel, che ormai è nostro socio. Sì, sì, sì.
Va bene, allora niente, ripeto a tutti che l'evento è stato registrato, il video lo caricheremo, noi abbiamo un canale YouTube e lo caricheremo poi nelle prossime settimane, e per qualunque tipo di informazione, se siete magari di Padova, volete informazioni sulla nostra associazione, ci potete contattare su Instagram oppure anche alla mail. Adesso vi lascio di nuovo i contatti qua nella chat. E niente, allora io direi che anche vista l'ora e visto che domani siamo tutti all'università probabilmente, o chi ha lavoro, ecco, forse cioè, potremmo anche salutarci. E lascio un attimo in chat questo, i contatti, così poi per chi è interessato ci può contattare, ecco. Noi abbiamo questo evento proprio tra una decina di giorni sul, visto che avete anche voi accennato la situazione del gas, verrà discussa un po' più approfonditamente. E poi niente, sapete che stiamo cercando di organizzare dei workshop, degli altri eventi e basta. Esatto, forza al nucleare, vediamo che stavo leggendo la chat. Grazie a tutti e grazie buona mille serata. Di averci invitato, ragazzi. Grazie a voi di aver accettato l'invito. Ciao a tutti. Grazie mille ancora. Sì.